Vi ringrazio molto di essere qui e vi do il benvenuto alla Scuola Normale. Ringrazio in particolare Roberto Saviano di aver voluto essere con noi. Per presentarlo non dico proprio nulla. Non potrei dire assolutamente nulla che questo applauso non abbia già detto e non ci provo nemmeno. Vorrei dire solo una cosa. Nessuno oggi in Italia, meglio di Roberto Saviano, può smentire con la sua presenza, col suo lavoro duro, difficile, col suo successo importante, due luoghi comuni. Il primo, quello secondo cui gli italiani oggi non sanno più reagire al degrado del paese. Non è vero. Gli italiani sanno reagire al degrado del paese. Questo è un paese pulito nel degrado. I giovani, secondo luogo comune, sono indifferenti. Le nuove generazioni sono chiuse in se stesse, senza preoccupazioni per la società. Non è vero. Roberto Saviano dimostra che non è così. Roberto Saviano è nato nel 1979, è più giovane della maggior parte dei presenti, persino dei ragazzi presenti. Con la sua presenza e col suo lavoro ci sta dando a noi tutti una grande lezione di coraggio, una grande lezione di legalità, non solo perché ha studiato la camorra, non solo perché si è immerso in un mondo difficilissimo, ma perché lo ha voluto e saputo raccontare. Ha coinvolto i cittadini in un discorso sui cittadini, perché di tutte le sporcizie di cui questo paese pulito è pieno siamo responsabili tutti. E attraverso quel libro, più che attraverso qualsiasi altra cosa, stiamo cominciando a imparare molto faticosamente una cosa che avremmo dovuto sapere, cioè che non c'è nessun presidio della legalità più alto della coscienza dei cittadini. Roberto Saviano sta contribuendo a questo più di chiunque altro e per questo ho il piacere di ringraziare di questo in particolare il sindaco di Pisa che è fra noi e per questo che la città di Pisa lo ha eletto a proprio cittadino onorario. Roberto Saviano è il simbolo della nostra speranza. A te la parola. Grazie. Grazie mille. Queste parole mi sono ancora più gradite perché appunto vengono da un uomo del Sud che ha dimostrato appunto in questi anni di essere in coerenza con questa terra bellissima e difficilissima da cui proveniamo. Quindi lo ringrazio per queste parole, ringrazio la Normale per questo invito, sono davvero stato onorato. Perché è difficile spesso in questo paese sentirsi anche riconosciuti. Può sembrare un discorso forse superficiale, ma la maggior parte del mio tempo la trascorro dovendomi difendere. E magari da fuori sembra il contrario, sembra che una persona, quando è così esposta su certi temi, possa avere intorno a sé un grande cordone di solidarietà. Io so di averlo, so di essere grato a ogni persona che mi legge, a ogni persona che mi difende, in un bar o in un blog, in una discussione piuttosto che in un articolo. Ma la maggior parte del tempo lo passi a dover subire gli attacchi degli avvocati, delle persone di cui racconti, l'attacco del cinismo imperante di una parte dei media, che considera qualsiasi forma di racconto come un modo per esporsi, un modo per autopromuoversi, nient'altro che questo. Sono contento anche per la cittadinanza che ho ricevuto da questa città. Ho ricevuto diverse cittadinanze, persino l'Aquila, e mi ha molto colpito, nel caso dell'Aquila, nel caso di Pisa, percepire nei cittadini, nelle mail che mi sono arrivate, la coscienza che io fossi loro concittadino. Quando sono andato per esempio all'Aquila dopo il terremoto per fare un articolo, le persone mi dicevano: te lo sei ricordato? E devo dire, io non capivo cosa, che sei un aquilano, aggiungevano, no? E non l'ho mai ritenuto il gesto della cittadinanza un gesto così formale o semplicemente simbolico. E ne sono orgoglioso di questa cittadinanza, che Pisa mi ha dato la cittadinanza, perché dimostra, al di là della vicenda mia individuale, che i problemi di cui mi occupo e il racconto che faccio riguarda tutti. E riguarda tutti non per un problema morale, ma per un problema
reale, i capitali dell'organizzazione criminale che racconto arrivano ovunque. Quindi dare cittadinanza in qualche modo significa quel problema è diventato nostro, è ufficialmente un problema nostro. Quando ho ricevuto questo invito, ce l'avevamo sentito col direttore e avevamo deciso di riflettere appunto sul tema della parola e del coraggio dei miei lettori, cosa che farò. Però mi preme, visto che mi è capitato di sentire alcune dichiarazioni spesso molto imprecise, spesso cacciate dalla pancia sulla comunità migrante, forse vale la pena discutere un attimo su questo. Non che io sia un esperto di problemi di migrazione, né che io possa dare qualche soluzione, non ne sarei capace. Però ho avuto la possibilità in questi anni di studiare a lungo il problema criminale all'interno delle comunità di immigrati. Dire che sui barconi arrivano criminali è un'affermazione molto pericolosa e molto ingiusta. Le organizzazioni criminali sfruttano ogni debolezza della comunità migrante. Per essere più chiari, le contraddizioni esistono. Esistono un cospicuo numero di migranti che fanno parte di organizzazioni criminali. Le più spietate sono quelle nigeriane e ucraine. Ma la loro organizzazione si basa sul fatto che più il migrante è lasciato solo, più loro possono utilizzarlo e affiliarlo. Faccio un esempio. Le badanti subiscono continuamente estorsioni, le badanti soprattutto ucraine. La loro rete di lavoro è una rete praticamente gestita dalle mafie. Pagano delle percentuali sugli stipendi che guadagnano, pagano delle percentuali sui viaggi che fanno nel loro paese, pagano delle percentuali sui soldi che inviano e sugli oggetti che inviano alle loro famiglie. C'è un'inchiesta enorme fatta all'antimafia di Napoli su un boss ucraino ammazzato che si chiama Lubomir Gutnik, che dimostra questa inchiesta, questa rete infinita di relazioni. Ebbene, emerge da questa inchiesta che ogni volta che una donna era lasciata sola, ogni volta che aveva difficoltà di ottenere documenti, ogni volta che aveva difficoltà di ottenere un lavoro, ecco che arrivava l'organizzazione. Più lo Stato si tira indietro, più lo Stato respinge, più queste persone diventano monopolio delle organizzazioni criminali. E sia chiaro, cacciare non serve a niente, o quantomeno non è una condizione per salvare la comunità migrante dall'assunzione, dalla possibilità di affiliazione nell'organizzazione. Questi sono flussi enormi. Ogni volta che lo Stato tende a sputare indietro, non succede nient'altro che far aumentare i soldi che richiedono le organizzazioni per importare esseri umani. Negli anni 90 le organizzazioni criminali del mio territorio erano profondamente razziste, disprezzavano gli immigrati che lavoravano soprattutto con i pomodori. E negli anni 90 ci fu un boss nella zona di Castel Volturno che impedì ai suoi concittadini castellani di fittare case agli africani. Una maestrina fittò casa a una famiglia di nigeriani e la punizione fu terribile. Bruciarono viva lei nella sua casa. Aveva osato infrangere un ordine del clan, cioè non fittare, come dicevo, case agli immigrati. Dopo qualche anno, l'organizzazione criminale si rende conto che questo flusso non lo fermi né con le punizioni né con i massacri. E allora uccise il boss razzista e quel territorio lo passò direttamente alla mafia africana, i cosiddetti rapaci, che sono la mafia nigeriana. Persino le organizzazioni criminali sanno che non è possibile fermare questi flussi e allora li stanno gestendo. Il problema oggi è non se cacciare o accogliere, ma chi gestisce. Lo gestisce lo Stato o lo gestisce la criminalità? Queste sono le alternative. Da anni i comboniani, che sono un ordine che lavora soprattutto in Africa, che fa missione soprattutto in Africa, ha un presidio in Italia, proprio a Castel Volturno.
e da anni cercano di creare una specie di speranza, di spaccatura all'interno della comunità africana per cercare di tenere quanto più possibile i criminali fuori. Il discorso è proprio questo: generalizzare è la cosa più pericolosa che possa esistere, perché è esattamente ciò che le organizzazioni criminali vogliono. Così come Cosa Nostra voleva che gli italoamericani fossero tutti considerati criminali, così che loro diventavano gli unici interlocutori degli italoamericani, allo stesso modo le organizzazioni criminali slave africane in Italia vogliono che la comunità migrante sia completamente messa al margine per poter essere gli unici interlocutori, gli unici a fornire avvocati, gli unici a fornire documenti spesso falsi, gli unici a tenerli sotto estorsione. E poi un'ultima cosa che ne ho scritto, ma forse non se ne parla mai abbastanza. Certo si parla degli stupri, certo si parla dei furti di auto. Ricordo che nessun criminale straniero può agire sul territorio italiano, e i carabinieri sanno benissimo questo, lo sanno le forze dell'ordine, nessuno può agire senza l'autorizzazione delle organizzazioni italiane. Per ogni auto rubata c'è un sì delle organizzazioni italiane che accettano questo e soprattutto aiutano a smistare quell'auto nell'est Europa. Non c'è nessuna organizzazione che può far lavorare i propri uomini, per esempio sui cantieri a nero, senza il sì delle organizzazioni criminali italiane. Detto questo, va ricordato che negli ultimi 15 anni ci sono state soltanto due rivolte, rivolte serie, importanti, occupazione di strada, costringere i media di tutto il mondo a fermarsi e occuparsi di loro. E queste due rivolte si sono fatte a Castelvolturno e a Rosarno, a Castelvolturno in Campania, nel Casertano, e a Rosarno in Calabria. E queste due rivolte sono state fatte dagli africani. Negli ultimi 15 anni nessun italiano, cioè, o meglio, tantissime individualità, ma non una rivolta di popolo, di fronte a un'ingiustizia criminale è scesa per le strade. Ricordo che a Castelvolturno la rivolta è stata fatta dopo una strage che la Camorra aveva fatto contro alcuni africani, non nigeriani, forse qualcuno di loro piccolo spacciatore, ma diciamo la parte maggiore del gruppo si trovava lì per caso. E la comunità africana immediatamente si rivolta. Prima di questa strage la Camorra aveva ucciso persone innocenti, una su tutte, Domenico Noviello. Domenico Noviello aveva denunciato 10 anni fa, un'estorsione alla sua autoscuola. Un'estorsione tutto sommato modesta, nel senso che una piccola autoscuola quanto poteva fornire. Ma quella era l'ossessione del clan. L'ossessione del clan è quello di avere una rete di commercio, una rete di affari. Non importa spesso l'entità del guadagno, importa avere una rete di rapporti. Avere un'autoscuola, una pompa di benzina, il forno per panificare, la grande azienda, la media, la piccola, il tabaccaio di periferia, tutto serve a fare rete, tutto serve ad abbattere i loro costi per i loro affari. Quindi chiedono un'estorsione, lui denuncia, gli viene data una protezione. Dopo 10 anni ritengono, anche forse valutando la sua stessa posizione, che è finita la sua esposizione. Un anno dopo la perdita della scorta lo ammazzano. Un nome che forse non vi dirà niente, Domenico Noviello. Forse è passato così nelle cronache di luglio scorso. Era una morte da far innescare sicuramente una rabbia vera. Una morte che aveva un forte simbolo. Domenico Noviello era protetto dalla polizia e la polizia aveva deciso di fare la sua festa nazionale a Casal di Principe. La risposta fu questa. Cioè, ti ammazziamo uno che proteggevate voi. Tra l'altro la stampa anche con difficoltà si occupò di questa storia. E mi colpì invece che gli africani non avevano aspettato nessun silenzio. Erano scesi in piazza, a volte anche con irruenza, avevano spaccato spesso dei semafori, avevano catapultato una specie di lanciato come fionde verso delle auto, delle pietre, e il giorno dopo ognuno di loro ha rimesso a posto quello che aveva spaccato, perché la maggior parte di loro lavorava nell'edilizia, e questa cosa fu notata dal sindaco di Castelvolturno in quei giorni. Ma a parte questo dettaglio, la cosa che mi colpì è che scesero tutti in piazza, come scesero a Rosarno dopo che erano stati feriti due ivoriani, e non c'era omertà. Cioè, in qualche modo avevano
quando si dice la speranza viene da loro, avevano immesso nel tessuto connettivo della nostra realtà una specie di anticorpo. Loro non avevano più paura. Per arrivare lì, per lavorare lì, avevano perso tutto, dal denaro, e avevano spesso rischiato la vita. Ora nessuno gli poteva togliere quel lavoro. Allora il pensiero immediato è: non vengono più soltanto a fare il lavoro che gli italiani non vogliono più fare, vengono a difendere i diritti che gli italiani non vogliono più difendere. Quello che noi perdiamo, continuando a trattare almeno mediaticamente questo problema con questi toni, è proprio questa battaglia. Quando si generalizza, si perdono queste risorse di queste persone che, siccome sanno che cosa è costato andare a lavorare lì, non permetteranno che le mafie divorino il loro lavoro. Fare manifestazioni in questa realtà non significa mica mettersi contro una banda di gangster. Rosarno ha un clan, il clan Pesce, che investe in Belgio, fa narcotraffico, e da un'inchiesta è emerso che avevano comprato un intero quartiere nel cuore di Bruxelles. Comprato a Bruxelles perché avevano compreso che, essendo Bruxelles sede del Parlamento europeo, tutti gli impiegati, i parlamentari, le delegazioni iniziavano a riversarsi a Bruxelles, e quindi il costo delle case aumentava. E quindi investono lì. Chi è che si è ribellato? La comunità locale? Certo, una parte sicuramente, ma di individualità, spesso solitarie. La rivolta di massa, se così possiamo dire, perché erano centinaia di persone, è stata africana. Non ricordare questo è gravissimo, perché si è trattato di due episodi grossi, quindi non possiamo neanche definire pochi episodi, coraggiosi, che sono andati a dimostrare al paese che ci sono dei diritti per cui ancora vale la pena spendersi, e che non c'è paura che possa tenere di fronte alla necessità di decidere di vivere e di gestire il proprio lavoro. Mi era venuta in mente una frase tempo fa, di qualche giorno fa, anzi in questi giorni, di Spinelli, che dice che il paese in cui è bello riconoscersi è un paese fatto di comportamenti e non di monumenti. Un modo per dire: quando dobbiamo sempre difendere l'immagine italiana, si cita sempre il Rinascimento, il Colosseo, la Torre di Pisa e le meraviglie. È molto bello invece riuscire a raccontare, sarebbe bello, riuscire a raccontare dei comportamenti di un paese. E in questi giorni è difficilissimo riconoscersi in quello che sta succedendo. Il paese in cui mi riconosco non è il paese che sta agendo in questo momento. Ma come prima diceva il direttore, una parte del paese è profondamente sano. Una parte del paese vuole che queste storie siano raccontate e non crede che raccontare sia diffamare. C'è una trappola mediatica, che all'inizio mi ha fatto sempre molto soffrire, all'inizio insomma di tutta questa mia strana vicenda. Mi davano sempre la colpa di ciò che avevo scritto, cioè stai distruggendo l'immagine del paese, noi già siamo odiati in tutto il mondo, e adesso diranno che è il solito sud marcio. Quasi mi avevano convinto, tant'è vero che io ancora oggi in parte è come se mi sentissi in colpa per quello che ho fatto, cioè a parte le conseguenze che hanno subito le persone che avevo intorno, ma è come se sentissi, no? Dico, ma cosa ho fatto? Forse veramente non bisognava farlo. Poi lentamente capisci che è una trappola molto italiana, quella di credere che raccontare queste vicende, raccontare le contraddizioni del proprio paese, sia davvero uno strumento per diffamare il paese. Non è così. Chi racconta resiste. Chi racconta permette di dire anche al paese, anche alla comunità internazionale, che è possibile mutare, che è possibile cambiare. Spesso si crede che raccontare, per esempio, di mafia all'estero dia una cattiva immagine dell'Italia. Io, in questo momento, oggi, il mio libro è stato tradotto in 42 paesi, e in ogni paese dove sono andato non c'era affatto questa percezione. Anzi, non vedevano l'ora di ascoltare italiani che parlano di questo problema, essendo l'Italia il paese con la più antica criminalità del mondo, forse.
Non è vero che chi racconta queste storie viene percepito come una persona che sta diffamando il suo paese. La solita storia di non fare film su queste vicende. La solita storia di dire che chi racconta tutto questo in qualche modo frena gli investimenti. È esattamente il contrario. Esattamente il contrario, perché raccontare significa permettere a ogni persona di essere cosciente di quello che sta accadendo, di sentire l'odore dei soldi. L'incontro di oggi, appunto, aveva un titolo sul potere del lettore. Tante volte, a fine giornata, io mi chiedevo ormai 3 anni fa, ma come poteva essere che organizzazioni così potenti, di cui gli addetti ai lavori sapevano molte cose, che organizzazioni così potenti, che erano state affrontate da molti giudici, potessero davvero avere fastidio per un po' di pagine scritte contro di loro, che raccontassero le loro storie. Non mi facevo capace, anche perché spesso si crede che essere obiettivo sia una specie di merito, non lo è. Non è che se qualcuno ti sceglie significa che sei più bravo, non è detto. Spesso ti si sceglie perché attraverso di te passa un significato, un simbolo, un meccanismo di comunicazione. Che non è un merito stare in questo inferno. Spesso è un caso, una scelta fatta spesso dalla pancia delle organizzazioni. E mi sono sempre chiesto: ma com'è possibile? Com'è possibile? Com'è possibile che non posso tornare nelle mie zone da 3 anni? Com'è possibile che le scritte sui muri siano sempre sistematicamente contro di me? In un paese dove più o meno c'è sempre stata indifferenza verso l'attività pubblica, quelle scritte erano soltanto calcistiche, ed improvviso, addirittura in un tema di un ragazzino che mi è stato spedito e che mi ha molto colpito, c'era scritto: nel mio paese non si può più vivere perché adesso hanno mandato l'esercito, e ha scritto: il nemico numero uno è Roberto Saviano. Mi ha molto colpito. Così come forse le interviste che vi è capitato di vedere, che le mandano spesso in giro, no? Che si chiede nel mio paese un giudizio su di me, e la risposta è sempre quella più assurda. Cioè, addirittura c'erano dei ragazzini che dicevano: per colpa mia, cioè per colpa sua, loro dicevano, noi non possiamo più andare a scuola col pullman perché i nostri pullman erano senza assicurazione, lui ci ha fatto venire l'esercito, ci hanno controllato i pullman e adesso andiamo a piedi. Il discorso è molto perverso, no? Cioè, lui ha portato la luce per diventare famoso e farsi i soldi, questa è la loro posizione, ed ecco che noi ne subiamo le conseguenze. Soffrendo e riflettendo molto su queste accuse quotidiane, poi ho capito che il mio problema era un altro, che il pericolo vero nasce proprio da chi mi legge. Se io non avessi avuto più di 2 milioni di lettori, se non ci fosse stato, no? Non ci fossero stati altri milioni all'estero, se non avessi avuto la forza economica di difendermi sistematicamente da denunce più o meno quotidiane, loro ti schiacciano così, ti querelano ogni volta che apri bocca, se io non avessi avuto l'ossessione e l'ambizione di parlare attraverso apparizioni alla televisione, attraverso le copertine dei giornali, attraverso proprio marketing della comunicazione, se non avessi avuto questa forza, se io non fossi arrivato a quello che è appunto l'elemento che mette in pericolo tutto, il lettore, colui che decide di leggerti, di continuare a saperne, di aggiungere conoscenza perché magari vuole approfondire, quello che ne parla a casa, tra gli amici, quello che ti critica, la lingua, le lingue che fanno rimbalzare le parole, se non ci fosse stato quello, io non avrei fatto paura, non sono io a fare paura, non è il mio libro, ma figuriamoci. Figuriamoci il potere che gliene frego di una cosa del genere. Parlando con Salman Rushdie, Salman mi disse che il potere che più amava la letteratura erano le dittature comuniste, perché mettevano continuamente in galera i poeti e gli scrittori che nessuno avrebbe letto. Loro invece, mettendoli in galera, li facevano diventare come dei riferimenti. Le democrazie sono diverse. Le organizzazioni criminali in tempo di democrazia agiscono in maniera diversa. Loro temono
la parola che arriva. Quanti blog scrivono spesso di cose scomode? Quanti giornalisti coraggiosi, scrittori coraggiosi riescono a scrivere cose importanti? Ma ciò che fa paura non è più, come succedeva in Unione Sovietica, quando Varlam Shalamov o Bulgakov scrivevano libri che neanche riuscivano ad arrivare al pubblico e gli venivano sequestrati. Bastava soltanto scrivere come condizione sufficiente per essere perseguitati. Nelle democrazie, o quantomeno in Occidente, qualcosa cambia. Devi arrivare, devi superare la linea dell'ascolto. Allora lì c'è l'attenzione e l'attacco. In Sud America sta succedendo qualcosa di terribile, in Messico soprattutto. Il Messico oggi è la nuova frontiera del narcotraffico, molto più della Colombia. Ci sono moltissimi giornalisti, anche scrittori, come l'autore di Ossa nel deserto, pubblicato in Italia da Adelphi, che sistematicamente rischiano, vengono attaccati, minacciati, uccisi. Quando è che loro vengono uccisi? Quando riescono a portare le loro storie oltre il Messico. La maggior parte dei ragazzi sono stati ammazzati che lavoravano nelle radio messicane. Erano quei ragazzi che si connettevano alle radio di Los Angeles. Connettersi alle radio di Los Angeles significa far intervenire la DEA, quindi l'antidroga americana, costringere il governo a fermare un canale, un mercato, un business. Quindi i narcos non ammazzavano persone semplicemente che parlavano, ma persone che facevano arrivare le loro storie. E questo è il pericolo maggiore. Anna Politkovskaya viene uccisa dopo aver scritto Cecenia, un libro bellissimo, perché lei aveva reso la Cecenia un problema internazionale. Tanti avevano scritto la Cecenia, tanti avevano scritto le sue storie, ma lei aveva reso la Cecenia un problema italiano, inglese, spagnolo, messicano, canadese, giapponese. Cioè non è più questo paese lontano in cui avvengono le cose. La cosa più pericolosa che può fare uno scrittore, e la cosa più pericolosa che solo il lettore può realizzare, è rendere universale un problema particolare. Anna Politkovskaya l'ha fatto. La Cecenia ha smesso di essere un problema etnico o anche soltanto un problema morale. Cioè non si può agire così verso la popolazione. No, è diventato qualcosa di più. Un problema quotidiano, dove si dovevano spendere le persone. E questo è un altro dei problemi per cui spesso si viene odiati quando si raccontano certe cose. Io mi sono chiesto in questi anni perché anche la parte sana, molta parte sana, delle mie zone mi odiasse. E la risposta che mi sono dato, non so se è quella giusta, forse no, è che comunque tutta questa attenzione mediatica costringe a prendere parte. Se tu prima venivi dal mio paese, se tu prima venivi dalla mia zona, se tu eri del Casertano, di Casal di Principe, piuttosto che della Locride, no? Potevi anche far finta, no? Perché le persone non sapevano le storie del tuo paese, della tua zona, potevi anche non far riferimento alla tua parte, da che parte stai. Oggi devi dirlo subito. Oggi quando dici di essere di quel paese, devi subito dire da che parte stai. Loro te la spiegano in un altro modo, ti dicono no, adesso se ci presentiamo che siamo di là, tutti pensano che sono camorrista. No, se sanno che vieni da quelle zone, devi aggiungere da che parte stai. Cioè devi immediatamente mostrare la tua posizione in merito a certi problemi. Questo succede. Prendere parte è l'elemento fondamentale in realtà per conoscere. E il mio prendere parte non vuole essere un significato partigiano nel senso politico. In questi anni ho sempre cercato di parlare, per esempio, sia al pubblico progressista, democratico, sia al pubblico conservatore. Ho sempre detestato coloro che ritenevano che il soltanto pensare o votare da quella parte, cioè al centrodestra o dall'altra parte, fosse una discriminante che ti creasse una specie di curriculum, sei filo camorrista, sei filo mafioso, sei filo criminale. Non è così. La destra in Italia, come la sinistra, hanno tradizioni antimafia molto forti. In questi giorni che sento queste storie raccontare, con queste storie intendo dire tutto il dibattito sulla questione veline, tutto il dibattito sulla questione migrazione, mi viene da chiedere agli elettori di centrodestra, con cui spesso discuto e che
spesso mi hanno sostenuto, ma davvero volete che la vostra parte politica rifletta di questo e rifletta con questo linguaggio? La tradizione conservatrice, antimafia e legalitaria di questo paese davvero si sente rappresentata dalle signorine che vorrebbero fare politica e che hanno altri meriti in altri campi e che pensano che quei campi possano accreditarle facendo politica? Davvero credono conservatori e elettori di centrodestra che sui barconi disperati che arrivano per fare crimine, perché sono criminali? È piuttosto a loro che bisognerebbe chiedere, a questa parte in cui anche io spesso ho trovato dialogo, apertura, e non ho trovato solo chiusura, ma davvero tutto quello che sta accadendo era quello che con il vostro voto volevate avere? Ma davvero è possibile che chi ha votato questo governo voleva questi toni? Io me lo chiedo perché in questi giorni è molto rischioso affrontare qualsiasi tipo di discussione in tema di legalità, quando l'immagine del paese, mi è capitato di andare ad Amburgo qualche giorno fa invitato da Stern, quando l'immagine del paese è tutta orientata su un dibattito davvero minuscolo, basso, quando nel paese, secondo le dichiarazioni dello Stato, cioè della Procura Nazionale Antimafia, la più grande economia è quella mafiosa, 100 miliardi di euro l'anno. La crisi, secondo quanto dichiara l'ONU, sta permettendo alle organizzazioni criminali di divorare il sistema finanziario, soprattutto per una ragione: perché le organizzazioni criminali hanno liquidità, non perché sono ricche, perché hanno liquidità, che è ciò che manca ai grandi gruppi. Quello dovrebbe essere l'argomento, questo dovrebbe essere l'argomento ogni giorno di apertura del dibattito politico nazionale. La crisi sta divorando gli spazi anche del dibattito democratico. La prima cosa che si taglia è l'approfondimento, cioè l'inchiesta, il racconto. La prima cosa che si taglia sono tutti quei lavori, io adesso sto parlando nell'ambito della comunicazione, che prevedono un grande investimento. Spesso un grande investimento senza ritorno. Io riesco a parlare solo perché ho un ritorno, solo perché in questo momento mi stanno ascoltando molte persone, perché ho ricevuto questo invito. Ma se non ci fossero tante persone ad ascoltarmi, io non avrei neanche lo spazio di scrivere. Non è mica il valore di quello che scrivo che fa la differenza. La differenza la fa chi mi ascolta e chi toglie il mio nome da quello che scrivo e mette il proprio. Questa è la differenza soltanto. I giornali, le televisioni sono costrette dalla crisi a tagliare. E il gossip, il commento superficiale, il commento politico diventa più facile perché lo raccogli senza spendere soldi, ne riempi il giornale e crei anche delle fronde di interesse così di pancia. A volte mi chiedo, guardando spesso anche la stampa internazionale, ma davvero la dichiarazione di un sottosegretario finisce in prima pagina e il racconto, come per esempio il racconto di Rosarno, non è finito su nessuna pagina, non è finito in nessun telegiornale? Ma perché? La risposta spesso è: ma non ci comprano il giornale. Questo può essere una risposta giusta, ma visto che qui si sta parlando anche della mia esperienza, faccio riferimento alla mia esperienza. Quando mi è capitato di andare in televisione a fare la puntata dello speciale da Fabio Fazio, aver raggiunto un picco del 25% e una media del 19%, cioè punteggi da reality, significa che il paese non è vero che vuole vedersi solo quella roba lì, significa che il paese vuole sapere le storie che lo riguardano, è interessata, anche incuriosita, anche semplicemente incuriosita da queste storie, che il paese sente queste storie come proprie storie e capisce che conoscerle, ascoltarle, significa in qualche modo già trasformare il paese.
È ovvio che qui rientrerebbero anche tutta una serie di discussioni sullo stile, perché il pesante stile di un'inchiesta spesso allontana. Molte volte mi hanno accusato di voler fare il divulgatore, posto che non sarebbe un errore farlo. Io non l'ho fatto, non, credo di non aver fatto il divulgatore, quanto piuttosto ho usato una strategia precisa. Usare lo strumento letterario per raccontare storie vere. Quello che Truman Capote dichiarava essere il suo stile, cioè no fiction novel, cioè romanzo di fatti veri. Da un lato lo stile letterario, dall'altro il dato. Truman Capote usa anche un'espressione molto bella, dice il fiume del romanzo e il fiume del saggio molto presto dormiranno nello stesso letto. No? Io credo che questa strada mi ha permesso una cosa, che è quella su cui sto parlando da mezz'ora, di sussurrare all'orecchio del lettore: queste sono tue storie. La forza della letteratura è stata sempre questa. Ciò che temono le organizzazioni, i poteri in genere della pagina letteraria, è proprio il potere universale, che quei personaggi, che quelle storie iniziano a diventare patrimonio del quotidiano. Ora, io non so bene quanto i libri cambino le persone. Ci sono sempre critici e personaggi che ti dicono: ma orsù, ma quando mai cambiano le cose? Sono ben altre le cose che cambiano. Forse hanno ragione. Io non so bene quanto Guerra e Pace possa aver cambiato l'umanità, e sicuramente invece so bene quanto la penicillina abbia cambiato l'umanità. Però so anche che quel dato misterioso, quel non sapere quanto possa aver cambiato l'umanità, Guerra e Pace, è il mistero con cui ogni scrittore si confronta. E io, in tutta questa stranissima vicenda, ho avuto il privilegio di capire un po' di più di quel mistero. Di capire che cosa significa poter dare alle persone, poter condividere con le persone le storie che erano infognate nella mia terra e conosciute soltanto da addetti ai lavori, bravi cronisti e altri cronisti meno bravi invece che le manipolavano. E che d'improvviso invece tutto questo diventa patrimonio di tutti, che d'improvviso da Rio a Tokyo ho avuto il privilegio di capire che cosa significava condividere, raccontare, ricordare? Si ricorda il 25 aprile, che è la festa di liberazione, che io non ho mai, essendo tra l'altro stato, io sono meridionale, nonostante Napoli sia stata la città più bombardata d'Italia, non ha avuto un grandissimo movimento di resistenza, quindi nei racconti, diciamo, dei miei nonni, almeno paterni, non c'era. Sì, oltre alle giornate di insurrezione, ma non c'erano i racconti che possono avere i ragazzi di qui o del nord Italia, dei racconti partigiani. Ma io sento, e non ho paura di usare parole retoriche, la resistenza che è stata fatta nel corso degli anni alle mafie. Sento profondamente che ci sono nomi sconosciuti ormai a tutti di persone che sono cadute, sono state ammazzate. Spesso semplicemente per aver deciso di non firmare, che ne so, una gara d'appalto, per aver votato contro in un consiglio comunale di periferia. Dalle mie parti io ricordo sempre un vice sindaco di un paese che si chiama Casapesenna, che ha un nome quasi ridicolo, ma in realtà ha imprese che lavorano in tutta Italia, anche qui moltissimo, spesso oneste, spesso criminali invece. Ebbene, questo vice sindaco non aveva fatto vincere la gara d'appalto al clan. Il clan ci teneva molto a guadagnare da questa gara d'appalto perché avrebbe reinvestito i soldi in un'impresa aperta in Emilia-Romagna, e allora gli hanno sparato alla schiena. Cangiano si chiama questo vice sindaco. Gli hanno sparato alla schiena. Il messaggio era chiaro: tu non hai fatto camminare noi non facciamo più camminare te. E di storie così ce ne sono tantissime. Un sindacalista, Federico Del Prete,
ammazzato qualche anno fa, non stiamo parlando degli anni 70, 80, 60, 50, sindacalista ammazzato in Campania, penso che nessuno di voi abbia sentito il suo nome. Una quotidianità di guerra che il paese ha rimosso, una quotidianità anche di coraggio che il paese ha rimosso. La prima cosa che non ti fa agire contro questi poteri non è la morte, è la perdita della tua immagine, della tua quotidianità. Ho provato io in televisione a mostrare in alcuni giornali sotto processo per estorsione a mezzo stampa. È difficilissimo spiegare all'estero cosa significa un giornale indagato sotto processo per estorsione a mezzo stampa. E spiegarlo a un inglese, a uno svedese è impossibile. Don Peppino Diana, il prete ucciso a Casal dei Principi, fu ucciso, sì, militarmente dai proiettili, ma fu ucciso nella sua immagine. Perché? Perché dire dal giorno dopo immediatamente, tra la gente, i ragazzi, le persone, quello è il venticello di fama, dire no, vabbè, ma è stato ucciso perché metteva le mani addosso alle ragazzine, ma è stato ucciso perché nascondeva delle armi. Lentamente ha distrutto la sua immagine e ha distrutto la portata del suo impegno, del suo racconto, di quello che aveva scritto. E così io mi sono trovato, quando ho fatto il mio libro, più di 10 anni dopo la sua morte, a trovarmi con il ricordo di Don Peppino Diana del tutto sconosciuto. Cioè, di padre Puglisi e di altre persone si sapeva, ma di questo povero prete ammazzato a 30 anni nessuno sapeva niente. Ma com'era possibile? Eppure era un personaggio mediaticamente interessante, no? Fiction potevano essere fatte, film, romanzi, racconti. Dannazione, un prete di 30 anni sparato in faccia. Quando fu ucciso io avevo pochi anni, insomma avevo 14, 15 forse, e mi sembrava che avessero ucciso un uomo adulto. Adesso che io ho la sua età, qualcosa è cambiato anche nella percezione e ho anche capito perché forse era così appassionato nelle sue domeniche, nelle sue omelie. Tutto questo paese è il paese in cui a me piace riconoscermi. Il paese che vede quasi 1 milione di persone emigrare tra sud e nord. Io non conosco nessuno dei miei amici che sia rimasto nel sud Italia. Il sud ormai è spaccato tra chi è rassegnato, spesso e rimane, e chi ha qualche voglia di affermarsi e va via. Come può il mezzogiorno italiano pensare in uno sviluppo se le loro migliori risorse subiscono questa emorragia e vanno via? E chi resta è costretto poi a tacere, a subire, a pagare, a barattare il restare con il dire sì a tutto. La mia, adesso sto parlando troppo, mentre sicuramente sarà più interessante fare il dibattito, ma la mia preoccupazione in questi giorni è che le parole che sono state usate contro i migranti, generalizzare, non riflettere sull'immigrazione interna. Non so se vi è capitato, ma quasi nessun politico ha mai parlato che le regioni del sud Italia si stanno svuotando, letteralmente, svuotando. Parlare in questo modo, parlare confondendo, distogliendo l'attenzione dai problemi reali, rischia che tra qualche anno ci troviamo completamente nelle mani di queste organizzazioni, dell'economia criminale, senza che ne abbiamo in qualche modo cognizione. Nella denuncia dell'ONU il problema principale era questo: i capitali stanno entrando nelle banche perché le banche hanno bisogno di liquidità, i capitali criminali. E questi capitali criminali non stanno entrando perché oggi ne hanno bisogno, ma perché ne hanno bisogno quando ci sarà la ripresa. Perché quando ci sarà la ripresa economica, essendo diventati un elemento forte nelle banche, decideranno che gruppi imprenditoriali appoggiare, decideranno che politiche finanziarie portare avanti. Il pericolo è questo, cioè loro si stanno comprando il futuro, come già l'hanno fatto quando è caduto il muro di Berlino, come già l'hanno fatto in Cina nel 1990 e giù di lì. Cioè immediatamente individuare un mercato vergine e immediatamente metterci le mani sopra. Lo stesso che hanno fatto con gli immigrati.
Quando arrivavano, prima li ammazzano, poi li accolgono. Prima cercano in qualche modo di cacciarli, poi capiscono che serve gestirli e guadagnarci. Allora il pericolo e questa sorta di contraddizione ci permette di fare quest'ultima riflessione, cioè di capire che molta parte di quello che c'è da fare davvero sta nelle individualità delle persone. Io in questi anni non ho mai avuto vergogna di relazionarmi ai media, né ho avuto mai vergogna di mostrare che era mio interesse affermare le mie parole, diffondere i miei scritti, e dietro di me soprattutto di moltissime altre persone che mi hanno aiutato a scrivere tutto questo. Io sono il risultato di un percorso di molte altre persone. Credo di avere un'ambizione da peccato mortale, cioè piuttosto che avere l'obiettivo che in genere hanno gli scrittori di affermarsi un poco, di condividere insomma i propri libri, di vendere un po' di copie, io ho un'ambizione persino più ossessiva, più malata. Cioè il mio sogno era cercare di cambiare le cose attraverso le parole, cercare di comunicare storie che, potendo diventare di tutti, potessero trasformare la realtà. Questa era l'ambizione, questo era il tentativo. E lo voglio fare sfruttando ogni possibilità mediatica. So che questo potrebbe in qualche modo inficiare il messaggio, ma sono contraddizioni, sono problemi che mi va di affrontare. A volte sbaglierò, a volte no, ma non mi va che l'occasione che mi hanno dato i miei lettori di poter andare in televisione, di poter parlare qui, di poter avere una copertina, di poter parlare a New York piuttosto che a Seoul, possa essere in qualche modo messa da parte perché gli scrittori devono avere un profilo basso o cose del genere. Perché devono sempre vincere altro tipo di modelli di comunicazione e perché devono essere sempre riempite le pagine di commenti e dibattiti, spesso, permettetemelo, di medio e bassissimo livello. Io so che le storie che possiamo raccontare, io e molti altri, i lettori vogliono leggerle e so che in mano loro qualcosa può cambiare. Raccontare di queste rivolte, per esempio, delle comunità migranti, significa anche raccontare un altro aspetto dell'immigrazione che spesso sfugge al dibattito di oggi. Raccontare del pericolo della ricostruzione d'Abruzzo non significa criminalizzare gli abruzzesi, né significa pensare che tutto si debba essere criminale, ma significa dare attenzione a quello che è un problema. Mi è capitato di leggere in questi giorni un librettino di un grande che si chiama Vassili Grossman, che non è parente di Davide Grossman. Vassili Grossman era uno scrittore che si è fatto il Gulag, aveva scritto un libro bellissimo, si chiama Vita e Destino. E la cosa incredibile è che lui ha scritto un raccontino che si chiama La Madonna Treblinka, che tratta di l'incontro che lui fa con un quadro di Raffaello. E lui l'incontro lo fa in Russia, perché questo quadro si trovava a Dresda ed era stato portato, si trovava nella Pinacoteca di Dresda ed era stato portato in Russia, La Madonna Sistina. E lui fa un ragionamento quando guarda questo quadro che è lo stesso che ha fatto Albert Camus nell'Uomo in rivolta. Cioè, dopo leggerò le righe che molto meglio di me rendono quello che sto per dire, ma il ragionamento di Grossman, che poi ha fatto anche Camus, era questo: ciò che salva dal cinismo di dire le cose vanno così, tutto è marcio, non c'è speranza, oppure chiunque cerca di cambiare lo fa soltanto per tornaconto personale, quindi ci sta ingannando. Ciò che ci salva dallo sconforto di tutto questo, anche nei momenti peggiori, è la possibilità di trovare umanità in ogni passaggio possibile della nostra esistenza. Camus lo fa nell'Uomo in rivolta raccontando di un deportato che decide di costruirsi in Siberia un pianoforte finto, fa con legno e con la pietra,
che non emana alcun tipo di, non ha corde, quindi non ha alcun tipo di suono. E Camus dice: quel pianoforte muto salvava l'uomo in Siberia. Quel gesto salvava l'uomo da tutto ciò che era stato costretto invece a subire. Tutte le cose anche schifose che ogni detenuto doveva fare per sopravvivere. Anche quelle cose più immonde che avrebbero costretto poi a perdere il sonno nei successivi anni. Perché per sopravvivere magari qualche tuo compagno deve essere stato... magari l'hai denunciato, l'hai tradito. Trovare l'umanità è sempre l'unico elemento che porta a mantenere un elemento di resistenza e di fiducia. E così dice Vassili Grossman: che cosa possiamo dire di fronte al giudizio del passato e del futuro, noi, uomini dell'epoca del fascismo? Non cercheremo giustificazioni. Non c'è stato tempo più terribile del nostro, diremo, ma non abbiamo permesso che nel genere umano si estinguesse l'umanità. Contemplando la Madonna Sistina, manteniamo la nostra fede nel fatto che vita e libertà siano inscindibili e non vi sia nulla di più alto dell'umanità dell'uomo. Questa umanità sopravviverà in eterno e vincerà. Così dice Vassili Grossman. E visto che lo dice lui, lo spero anch'io. Grazie. È stato un grande privilegio ascoltare questo discorso bellissimo che ci ha fatto Roberto Saviano. Ci sono qualcosa come 700 persone fra questa sala e altre della Scuola Normale. Vorrei dare a tutti una chance di... non a tutti, è impossibile. Vorrei dare ai presenti in tutte le sale una qualche chance di fare qualche domanda, di intavolare un dialogo sui temi straordinariamente centrali della nostra vita che Roberto Saviano ci ha evocato. Però per fare questo chiedo a quelli che faranno domande di essere molto brevi e molto secchi, perché vogliamo ascoltare soprattutto le risposte. Io vorrei fare così, se siete d'accordo, vorrei fare qualche domanda in questa sala, poi siamo collegati con le altre in audio e poi in ciascuna delle altre sale ci sono delle persone che stanno raccogliendo le domande. Io non le sto vedendo, saranno soltanto domande che noi ascolteremo ma non potremo vedere la persona che le fa, ma loro invece potranno vedere Saviano che risponde. Cominciamo con qualche domanda in questa sala. Chiara Carrozza. Vorrei fare una domanda sulla scelta. Siccome alcuni di noi, venendo qui oggi, hanno deciso di portare i loro figli qui e sono un po' sparsi per le varie sale, e di invitare ragazzi, allievi, studenti, questa è una città di giovani studenti, e mi sono chiesta, mentre lei parlava, perché il nostro paese ha bisogno di eroi, no? E quindi siamo qui anche per cercare qualche eroe che salvi questo paese, forse lei è uno di questi eroi, non lo so. Però certo, questi ragazzi si domandano la scelta, come si sceglie di servire il proprio paese, la propria gente, come si diventa quello che lei oggi è diventato, un simbolo che grazie anche ai lettori, come lei in modo stupendo ci ha spiegato, poi porta un messaggio anche di rinascita. E allora forse la sua esperienza personale potrebbe essere raccontata per far vedere come avviene questo meccanismo di scelta. Allora, sì, sulla questione eroe non mi sento per niente un eroe, anzi
Innanzitutto che gli eroi sono morti e io sono vivo. E poi, come si sceglie? La risposta, mentre lei parlava, immediatamente mi è venuta una frase di Enzo, che Enzo Biagi ripeteva spesso e mi disse, citando Elio Petri, come si sceglie, come si resiste? Facendo bene le cose, lui risponde, è una risposta molto liberale perché non ha niente a che fare con la missione e l'impegno. Cioè, se fai bene le cose, in qualche modo stai già scegliendo da che parte stare. La mia vicenda è molto strana e forse in parte non ho neanche scelta. È capitata spesso. Cioè, sì, io ho scelto di scrivere il libro, ho scelto di espormi, ho scelto a volte anche di sfidare, a volte ho scelto anche di avere una strategia di comunicazione per arrivare. Ma c'è stato tantissimo sconforto anche. Anzi, forse per me c'è stato più lo sconforto che il coraggio e la resistenza di andare avanti. Ci sono state settimane, di mesi, di totale isolamento, di totale solitudine, di rabbia gigantesca. Verso il mio libro a volte nutro non tanta simpatia perché mi ha tolto tutto, e certo, è quello che mi ha dato una specie di esistenza vagabonda, mi ha dato sì la parola, la possibilità, che so che è un grande privilegio in questo momento di parlare e di incontrare molte persone, ma mi ha tolto tutto e mi ha dato anche una grande colpa, perché la mia famiglia subisce, senza neanche avere la possibilità di queste soddisfazioni che ho io, subisce una situazione di pressione, di isolamento, di cui io non mi perdonerò mai. Non so bene, se queste cose sino in fondo possono essere scelte. Se mi fosse stato detto, se scrivi questo libro andrai incontro a questa vita, io non fingo, sinceramente forse non l'avrei fatto. Avrei scelto un impegno diverso, magari avrei fatto un romanzo puro senza dentro questi nomi. Resistere spesso, per esempio, agli attacchi è pesante. Ora, lasciando perdere gli attacchi di qualche giornalista televisivo che cerca di sbagliare il mio cognome per prendermi in giro, mi fa ridere tantissimo, anche che mi definisce come colui che risparmia sulle lamette, no? Che appunto quelli mi fanno ridere e mi fanno sentire dalla parte giusta quando. Ma non è quello, è il quotidiano, la diffidenza quotidiana, l'isolamento delle persone che mi erano vicine. Vivere così è una cosa che purtroppo io ripeto spessissimo, ma visto che mi stanno ascoltando tanti miei coetanei, proprio con loro posso dirgli questo. Vivere così non ti rende un uomo migliore, ti rende un uomo peggiore. Solo una visione romantica può farti credere che vivere rinchiuso ti faccia essere gentile, tranquillo, amorevole, disposto verso gli altri. Io sono spesso sempre nervoso, verso quelle persone che sono scomparse, sparite intorno a me, ho provato seri desideri di vendetta. Non hai voglia quando torni appunto a casa o quando stai per settimane in casa o per giorni in casa, non hai voglia di sentire o parlare con nessuno. Invidi anche le cose più banali, questo lo diceva anche Salman, invidi chi riesce liberamente ad andarsi a prendere una birra, invidi i miei colleghi, invidio tutti i miei colleghi che possono prendersi i giorni che vogliono e non preparare tutto mesi prima, 1.000 autorizzazioni. E io sono anche fortunato perché sono gestito benissimo dai carabinieri, in questo lo Stato mi aiuta moltissimo. Però questo che significa? Significa che fare spesso certe scelte o trovarsi in questa situazione ti fa perdere davvero ogni cosa e ti fa diventare anche peggiore, cioè le persone che ti stanno intorno non hanno mica più voglia di starti vicino. E poi non hanno anche voglia di essere continuamente messi sotto scacco, perché io per gran parte delle persone con cui sono cresciuto ho significato che si poteva dire no, che si poteva dire ora basta. Che si poteva raccontare il nostro paese a tutti. Dai, questo ti mette un po' di ansia addosso.
Perché il male trionfi, è una frase anche questa che ripeto spesso, basta che gli uomini del bene non facciano niente, non che siano collusi, basta che gli uomini del bene siano fermi. Questa è la condizione sufficiente perché il male trionfi, per metterla giù un po' in maniera, diciamo, manichea. Quando qualcuno reagisce in qualche modo, fa sentire tutti gli altri come con una sorta di senso di colpa. Fastidio, no? Perché l'hai fatto? Per me sopportare gli attacchi quotidiani in questo senso mi ha sfibrato. È davvero difficile, difficilissimo. Poi penso che persone ben più nobili e ben più forti di me l'hanno subito e allora mi faccio un po' coraggio. Don Peppe Diana, Giovanni Falcone, quando gli trovarono la borsa piena di tritolo sulle scogliere della Daura, la sua residenza estiva, tutti dissero che se l'era messo da solo per fare carriera. Questo non è un problema, chiunque vive questa situazione è pieno di schizzi di diffidenza. A volte per me quello è il metro che sto agendo bene. Ma lo sconforto è stato tanto e soprattutto è difficilissimo mantenere una vita che sappia di vita. Perché, per esempio, c'è una frase che... Sì, la ripeto in italiano, ma è molto usata nel dialetto della mia terra, che dice amami quando non me lo merito, perché quello è il momento in cui ne ho più bisogno. Ecco, questa in realtà è difficilissimo da ottenere come cosa. E quindi tu quando vivi una condizione del genere, capisci in qualche modo che tutto quello che stai subendo ti sta trasformando e ti sta trasformando come non vorresti essere. E ti senti anche in colpa per un'altra ragione, perché, come molti mi hanno detto, molti amici, hai fatto un patto col diavolo. Cioè, per stare qui e parlare a tante persone, a tanti studenti, hai rinunciato alla tua libertà. Mentre invece potevi, senza rompere le scatole a nessuno, appena subite le prime minacce che mi hanno riportato i carabinieri, andartene in Islanda per 2 anni, ti scrivevi i tuoi romanzi e la vicenda era chiusa qui. E invece qualcosa è cambiato in me. Quando è successa questa cosa? Io non me ne sono andato. Tante le ragioni. Non volevo dargliela vinta. Sentivo che finalmente la luce si era accesa. Sentivo che potevo parlare a tante persone. Forse questo fa parte della mia ambizione, è un elemento di narcisismo, non lo so. So solo che mi andava di farlo. L'ho fatto e ho perso tutto. Però ho anche guadagnato tantissimo, tanto rispetto a quello che può fare uno scrittore nella sua vita. Parlare a tante persone. Raccontare tante storie, fin quando mi daranno la possibilità di stare sulle prime pagine dei giornali, andare in prima serata in una televisione. È difficilissimo conquistare queste cose, io so di avere il privilegio di averlo fatto. Per chiudere e rispondere alla domanda a come si fa a scegliere, ognuno ovviamente sceglie le sue modalità, però la domanda mi strappa, come mi succede sempre, devo raccontare sempre una storiella per ogni situazione e mi strappa proprio una storia che ho raccontato più volte, l'ho raccontata anche in televisione, ma è proprio bella in verità. Ed era quella appunto di un'omelia. Poi io non sono religioso, ma spesso ritrovo in molti uomini religiosi i riferimenti per chi resiste nella mia terra. A un certo punto ci fu questa omelia che fece Don Peppe, che riprese da un altro prete, dove disse appunto a me non importa sapere chi è Dio. E immaginate in una chiesa di paese una risposta, una dichiarazione del genere di un prete, no? Le vecchiette dicono è uscito pazzo Don Peppe. E lui ribadì con l'aumentare nelle navate di questo vociare sconvolto, dice a me non importa sapere chi è Dio, importa sapere da che parte sta. E l'ho trovata sempre una frase tutto sommato geniale, per capire che in fondo dentro ogni azione di ogni individuo, che sia un chimico o un autista, c'è la possibilità di capire da che parte stare. Si tratta solo di scegliere di occupare quella parte. Bellissimo, grazie.
La prossima domanda. Una domanda lì. Io sono un ospite, sono qui quasi per caso. Volevo provocarla bonariamente, perché da persona del Sud ho condiviso tutto di quello che lei ha detto, ma l'ho condiviso dentro. Venendo a Pisa, sull'Intercity che va a Napoli, ho viaggiato con una coppia di bei contadini, marito e moglie, ma molto belli, campani. Io sono affascinata da queste figure perché ormai sono sparite. Sì. E a un certo punto loro mi chiesero se volevo condividere il loro cibo. No, no, grazie. Dove siete? Si cominciò a parlare di Casal di Principe. E io dissi: ah, il paese di Saviano. Non doveva dirlo. No, no, erano la reazione è stata neutra. Ci credo. È stata neutra. Non è stata di repulsione, se questo le può fare piacere. Ma la cosa che ci tengo, e poi vedrai, la domanda è questa, è stato il fatto che loro mi raccontarono. È un paese, si vive bene, noi siamo contadini. Certo, abbiamo delle difficoltà. Per esempio, quando andiamo a ritirare la pensione, la persona che è addetta al ritiro della pensione, addetta al compito di darci i soldi, per ogni persona che non riesce a firmare, vuole 2 euro. E questo per me è stato il primo pugno nello stomaco. Il secondo pugno nello stomaco è stato che Dico, ma è possibile? Dico, ma voi potete firmare con una croce, lo sapete, non è obbligatorio, ognuno di noi c'è uno sgorbio. Dice, no, no, scrive lei la nostra firma, o scrive lui, adesso non so. Dico, e poi un altro episodio ancora peggiore è che loro vanno sempre con 2 persone quando vanno a depositare i soldi, perché trattengono 5 euro. Cioè nel ricontare dice, qui mancano 5 euro. Allora qui la mia domanda, lei ha detto una cosa molto bella, io vorrei che il mio paese fosse noto non per i monumenti ma per i comportamenti. Come se ne esce? Come se ne esce da persone di così umile livello, servitori dello Stato ma di umile livello, che abusano? Abusano? Ecco, questa è la domanda. Io non credo, io sono alla rimozione per essere un racconto di Sciascia, sono alla rimozione perché tutto quello in cui ho creduto, io sono un emigrante per scelta, ho attraversato la mia vita venendo dal sud al nord perché non accettavo di vivere in un paese straniero che non mi dava attorno tutto quello che avevo imparato sui libri. La realtà che vivevo era sconnessa dalle cose che io avevo studiato. Quindi come se ne esce? Questa è la domanda. Magari saperlo. Capisco, gli episodi raccontati sono piccoli ma significativi, appunto. Cioè, io ho sempre creduto che le battaglie morali avessero un significato, ma hanno un significato fondamentale e necessario, quelle economiche. Cioè, voglio dire, la battaglia contro le mafie deve essere una battaglia di tipo finanziario economico e deve partire dall'alto. Confindustria aveva iniziato bene quando Montezemolo aveva detto di cacciare fuori da Confindustria coloro che pagavano le estorsioni. Adesso c'è stata una marcia indietro col ritiro della legge sul fatto che penalizzava gli imprenditori che non denunciavano le estorsioni. Adesso, diciamo, possono pagare l'estorsione e, se scoperti, non subire nessun tipo di procedimento. Gravissimo questa marcia indietro. Perché dico che l'economia più grande è quella che deve mutare? Perché ovviamente è quella che innesca questo tipo di logiche, questo tipo di meccanismi. Faccio un esempio, visto che questi episodi che lei ha riportato sono episodi in realtà, anche se di minuscola, ma di minuscola estorsione. L'estorsione, magari vista da qui da Pisa,
può sembrare davvero un dazio pagato in nome della prepotenza. Purtroppo non è così. L'estorsione è l'acquisto di servizi. Faccio un esempio. Se io pago un clan che mi dà sicurezza che nessuno mi ruba, sconti con le assicurazioni, protezione col direttore di banca a cui chiedo un mutuo spesso, possibilità di avere i camion della mia merce che arrivano in tempo, pagare quella merce meno perché i camion sono loro e quindi loro, avendo le pompe di benzina, hanno abbattimento dei costi sul trasporto. Pagare l'estorsione significa avere tutto questo, quindi io la pago volentieri. Ricordo che c'è un processo in corso contro Parmalat. Parmalat, che poteva chiedere perché aveva quel potere di far scortare ogni singolo camion, in realtà pagava l'estorsione al clan. Cifre enormi, va, 30.000 euro al giorno. Il clan, in cambio di questa estorsione, gli garantiva praticamente il monopolio del mercato, perché costringeva le ditte concorrenti di Parmalat ad aumentare i prezzi, e glielo costringeva semplicemente, gli bruciava i camion, costringeva i supermercati a comprare meno prodotti, quindi ad avere meno sconti. Quando Parmalat è stata messa sotto inchiesta, insomma è stata chiamata, ha risposto: noi eravamo vittime di un'estorsione, o pagavamo o ci ammazzavano. Perché l'estorsione ha anche questo aspetto conveniente: quando vieni scoperto dici che eri costretto. Poi ci sono le persone coraggiose che invece riescono a denunciare indipendentemente dal vantaggio, ma quasi sempre le persone che denunciano clan che sono già in difficoltà e che quindi ti fanno pagare l'estorsione senza darti niente in cambio, perché il clan quando è in crisi è così. Il clan Nuvoletta, che è un clan molto potente e molto ricco, che oggi costruisce in Spagna, ha costruito mezza Malaga, sostiene politici, il clan Nuvoletta, quando a un certo punto ha talmente tante persone in galera che deve pagare tantissimi avvocati, il panettone a Natale lo fa pagare il doppio a Marano, la loro città, perché una parte di quel costo andava per pagare la tredicesima alle famiglie di mafia in galera. Quindi succede anche questo, cioè succede anche che l'estorsione da un lato ti porta il vantaggio, ma quando serve ti porta un enorme svantaggio. Quindi il meccanismo lo rompi solo se lo rompi dall'alto, solo quando impedisci che addirittura queste enormi aziende vengano a patti con le organizzazioni, non solo a patti, ma proprio ad accordi. Il più grande centro commerciale d'Italia si trova ovviamente in Campania e si chiama Campania. Le inchieste fatte quest'anno dalla Procura Antimafia di Napoli hanno dimostrato che è stato costruito dalle organizzazioni criminali. IKEA Italia, tra le più grandi, che stanno nel napoletano, è stato costruito in subappalto, e ci sono delle indagini ancora in corso, dai clan. I clan hanno addirittura gestito le assunzioni. Se i grandi gruppi preferiscono accordarsi, come si può pensare che il piccolo può farcela da solo? Allora la necessità è ancora una volta economica. La necessità economica e politica. La politica ancora una volta tende a per convenienza. Io ricordo che attualmente ci sono per politici, un sottosegretario, non soltanto, accusati da 5 pentiti di essere parte attiva dell'organizzazione criminale. La politica spesso subisce il controllo delle organizzazioni criminali, ma non come succedeva negli anni 90, cioè che loro, o come faceva Cosa Nostra, prendono un uomo loro e lo mettono là. Lo fa in maniera ancora più pericolosa, cioè determinando negli equilibri economici. Come dire, per essere più chiari, oggi gestiscono la politica come la gestirebbe BMW o come la gestirebbe Nike, cioè, o Microsoft, cioè grandi gruppi economici che fanno pressione sulla politica. Questo fanno. La politica non parla di mafia, la politica locale è sempre più collusa, e approfitto di questa domanda e di questo discorso per ricordare che il precedente governo cade a Caserta. Ricorderete la vicenda dell'ospedale di Caserta. Cade con un personaggio implicato nella vicenda che si chiama Nicola Ferraro, la cui impresa non aveva il certificato di rifiuti, non aveva il certificato antimafia, imparentato con Francesco Schiavone Sandokan,
è che nell'inchiesta si presenta dal personaggio, ve lo ricorderete, dal direttore dell'ospedale di Caserta, vi ricorderete che denuncia la moglie di Mastella, vi ricordate tutta la vicenda, no? Quando lui denuncia la moglie di Mastella, la denuncia perché la moglie di Mastella, secondo quanto lui dichiara, doveva imporre, gli voleva imporre due primari. Ecco, quando lui decide di non mettere quei due primari, questo Nicola Ferraro si presenta da lui e gli dice: ma tu lo sai io da dove vengo? Lui dice: no, io vengo da Casal di Principe, gli dice, e se ne va. Lui denuncia, il governo cade. Chi è il direttore del personale dell'ospedale di Caserta? Il suo cognome è Iovine ed è il cugino di Antonio Iovine, latitante da 12 anni, capo del clan dei Casalesi. Il fratello di questo direttore dell'ospedale di Caserta ha aiutato Giuseppe Setola, forse l'avrete sentito, lo stragista del clan dei Casalesi, quello che scappava nelle fogne, che tanto aveva appassionato i telegiornali perché a un certo punto si manda come un fesso la sua foto da cieco col bastone al TG1, come se questo dimostrasse che lui era cieco. E, ecco, questo Setola veniva aiutato dal fratello del direttore dell'ospedale di Caserta. Nel posto dove queste cose vengono raccontate, non tanto per dire che sono necessarie. Cioè questa cosa magari se la racconto ai pisani, i pisani dicono: è una storia di paese, i soliti meridionali corrotti. No, no, lì è esattamente il contrario, è una storia nazionale che i casertani non hanno proprio percepito. Lì cade il governo, lo ricorderete, Santa Maria Capovetere e tutto quello che era successo. Continuare a considerare queste storie, storie locali, continuare a considerare queste storie, storie da basso impero, di secondo livello, non ci fa capire quello che sta succedendo. Quando si dice: ma com'è possibile che questi due latitanti, Antonio Iovine e Michele Zagaria, 13 anni, quelli dove stanno? San Cipriano e Casapesenna. Dove? Al centro, più o meno. Dove stanno le loro case? Stanno là. Adesso, mentre parliamo, stanno là. Solo che hanno un sistema di sicurezza per cui è impossibile andarle a beccare. Cioè, appena c'è una faccia che non deve essere vista, loro sanno dove andare. Vengono avvertiti e fuggono via. Ma a parte questo, a parte la loro operatività, e perché sono personaggi che incidono e intervengono direttamente sull'economia e la politica direttamente. Allora, destra, sinistra, centro, la legalità è la premessa, non il risultato del percorso politico. E questa è la cosa, secondo me, fondamentale su cui dibattere. E questo dovrebbe aprire i quotidiani con tutte queste storie, perché servono al paese per capire effettivamente dove stanno i danari. Da chi andare a prendere? In tempo di crisi, beh, cavolo, noi abbiamo la miniera di Cosa Nostra, la miniera dell'Andrangheta, la miniera della Camorra, da cui poter prendere denaro. E invece niente, diminuiscono i soldi da investire per il contrasto. Le banche si calano le braghe. Per vedere come le banche si calano le braghe, basta vedere le segnalazioni. Ogni mese le banche segnalano dei movimenti sospetti. Negli ultimi 2 anni i movimenti sospetti sono praticamente spariti, non fanno neanche più le segnalazioni, perché hanno bisogno anche di quello, non possono fermare un conto. Di fronte a tutto questo è facile lo sconforto, ma resta la risposta principale per rispondere alla domanda. La resistenza non può essere pretesa da chi è così fragile, anche se spesso da chi è così fragile vengono gli atti di coraggio più forti, ma sono spesso solo romantici. Simbolici, importanti ma simbolici. Deve esserci una presa di coscienza della classe dirigente, sembra una frase retorica, e soprattutto una frase forse inattuale, perché la diceva Luigi Einaudi: il denaro buono caccia via il denaro cattivo. Cioè devono essere gli investimenti a cambiare le cose. I cantanti reggae giamaicani dicono sempre: non farti cambiare dai soldi, cambia tu i soldi. Cambia l'uso dei soldi. Se resta la questione antimafia un'iniziativa di pochi coraggiosi, associazioni, volontari, non si cambia. Servirà a fare coscienza, importante, ma non si cambia. Deve esserci business pulito, buono, diverso, iniziativa diversa, lotta a tutto ciò che invece è incancrenito dal loro incredibile meccanismo,
che permette di vincere nei subappalti, che permette di avvicinare la politica, che permette di gestire enormi quantità di denaro, che permette di gestire i piani regolatori e tutto il resto, l'arrivo dei fondi delle comunità europee e via dicendo, investire sempre nei centri commerciali che ormai sono diventati i loro scrigni di potere. In realtà il discorso è gigantesco, non si finirebbe mai di parlare, però credo, e quindi chiudo, che il percorso deve essere inverso, cioè deve partire dalla testa. Grazie. Ancora una breve domanda in questa sala, poi andiamo nelle altre e poi torniamo qui. Prego. Ciao, io sono una parente dell'avvocato Metafora. Era un avvocato che è stato sparato in faccia a Napoli a dicembre perché un affiliato del clan Licciardi non voleva che lui seguisse lo sfratto per una società immobiliare. Tutta la mia famiglia giù è fatta di avvocati, hanno uno studio civilista da tanti anni. Io, grazie a una borsa di studio, ho deciso di andare via, di studiare economia e di venire a Pisa. Però ogni volta che poi il tuo libro ha reso ancora più attuale questo dibattito, perché tante volte se ne parla, mi chiedo, ma te sei di Napoli, mi chiedono un parere, eccetera. Ogni volta io ho un pugno allo stomaco, un mal di pancia, mi sento anche in colpa perché me ne sono andata, perché sono brava, potevo studiare giù, potevo restare giù. Invece penso che non tornerò più. E ogni volta che scendo provo ancora più rabbia perché la gente si abitua. Quando c'era il problema dell'immondizia, dopo una settimana che io ero giù, nemmeno io sentivo più la puzza, perché non la senti più, ti abitui a tante cose. E volevo chiederti come ci convivi tu con questo mal di pancia, come ci stai? Perché veramente quando ora questo dibattito, ci tenevo molto a sentirti, però veramente poi per chi ci vive, per chi c'è nato, per chi ha gli amici, i parenti, io ho questo caso, poi sì. Veramente è tanto il torcino. Capisco. E, sì, è difficile soprattutto sopportare l'indolenza di chi vivendo lì si abitua, ma sai, ci si abitua a tutto e chi vive lì non solo si abitua, ma anche fastidio a sentire queste storie, come se non riguardassero. Infatti la risposta è sempre, ma ci sono sempre state, lo sanno tutti, ma uffessarie, sono cose di margine. Persino la politica, per anni, quella anche non collusa, ragionava così, no, ma sono cose che non ci riguardano, di periferia. Andare via non è una colpa, non lo è mai. Una delle cose più belle che ha insegnato la Costituzione americana al mondo è il diritto alla felicità, che è l'articolo che mi piace più di tutti. E il diritto alla felicità, se si ottiene andando via, è ovviamente legittimo. Capisco che può dispiacere. Il sogno, secondo me, che può un giorno il Sud riesca in qualche modo a cambiare, o il Sud del mondo, è anche grazie al ritorno. Il ritorno, la legge del ritorno che usano gli israeliani, per esempio, è necessaria per cercare di riportare delle risorse al sud, ma non sentirei in questo senso, almeno è la mia riflessione riguardo a quello che hai detto, non sentirei il senso di colpa di una persona che va via. Anzi, quello che invece è più difficile da sopportare è, come dicevi, cioè persino la monnezza quando riempiva Napoli ci si abituava a quell'odore, persino città intere colme di spazzatura non hanno portato nessuno a ribellarsi. Sì, certo, ci si ribellava per le discariche, ci si ribellava per le discariche perché quel segnale era un segnale contro lo Stato, cioè ci aprite una discarica, ci dite che verranno rifiuti solidi urbani, quindi quelli innocui. E chi ce lo garantisce? Qua, una volta che avete aperto, ci scaricano tutto quello che vogliono. Perché la tesi era questa, il paese non lo riusciva a capire fino in fondo. Il paese, tutto sommato, era quasi sconcertato. Diceva, com'è possibile tutta questa spazzatura per strada? Molto semplice, le discariche campane, satolle, piene. La magistratura le chiudeva,
Perché le discariche campane erano satolle? Perché erano state usate nel corso degli anni anche abusivamente. La magistratura le chiudeva, la spazzatura restava per strada. Punto. Quando si tentava di aprire qualche altra discarica, le persone non lo volevano. Ma perché? Era la risposta di tutto il paese. Che cosa cambia? La tenete per strada, la tenete là, in fondo è una discarica a Perugia, a Treviso, tante hanno le discariche. Ma a Perugia e Treviso le discariche non sono gestite dalla Camorra, che ci buttano dentro la monnezza di Perugia e di Treviso. E quindi le persone dicevano no, voi non l'aprite perché non ci fidiamo dello Stato che difende. Come scompare la spazzatura a Napoli? Le stesse discariche che erano satolle di monnezza diventano territorio militare. Cioè per nuovo decreto, cioè la magistratura non le può più chiudere e quindi vengono di nuovo riempite. E gli inceneritori. Così viene risolto il problema della spazzatura a Napoli. Il problema della spazzatura a Napoli che giustamente doveva essere risolto, con ogni mezzo, e se questo è stato un modo, ben venga questo mezzo. Quindi non è una critica. Voglio dire che il problema della spazzatura a Napoli, riguardo alla questione Camorra, cosa ha permesso? Faccio solo un esempio perché anche qui potremmo parlare purtroppo per giorni. Faccio solo un esempio, le più importanti imprese di raccolta rifiuti del nord Italia sono campane. Le imprese che hanno premi, ce n'è una che pulisce Parigi ed è di Giuliano, di Napoli, che era piena di monnezza, sono campane. Perché? Perché grazie ai soldi che loro prendevano per l'emergenza rifiuti, professionalizzavano e specializzavano le loro imprese che vincevano appalti in tutta Europa. E quindi le industrie di monnezza campana primeggiavano e la Campania marciva. Questo era il meccanismo strano e assurdo. Abituarsi a tutto questo è terribile, soprattutto è terribile guardare quello che Giustino Fortunato, grande meridionalista, raccontava come una specie di depressione classica dei meridionali. Giustino Fortunato racconta nel suo diario, bellissimo, che quando era giovane iniziò a girare per i paesi dell'Appennino meridionale e nella sua agenda raccoglieva tutte le storie delle persone più attive in questi paesi, il giovane sindaco, il piccolo carpentiere, il contadino che aveva nuovi metodi di allevamento, insomma raccoglieva queste risorse. Qualche anno dopo tornò, era stato eletto, tornò per parlare con queste persone e la risposta che sentiva dire quando chiedeva di queste persone che erano le più attive era «se chiuso». Ma dice, dove sta Tonino? Tonino si è chiuso. Lui usa questa parola, all'epoca il termine depressione neanche veniva utilizzato, però lo usa quasi come una patologia. Cioè a un certo punto non ce la fai più e un attimo prima della compromissione ti chiudi, basta, vada quello che vada, io campo, vedo le mie cose, punto e basta, mi chiudo, senza aspirazione, senza ambizione, senza niente. E inizio anche a incattivirmi. Purtroppo questo accade sempre più spesso. E l'unico modo che io ho per rispondere anche a quando appunto parlano, accusano, criticano, insomma via dicendo, quello che penso invece è che raccontare e parlare è l'unico modo che abbiamo per smettere di far chiudere le persone e per parlare anche in nome loro. Almeno io sento molto questa cosa, cioè sento che quello che si fa, quello che stiamo facendo anche in questo momento, serve a dare voce, a permettere che non tutto passi inosservato, come diceva appunto anche Peppino Impastato, no? Prima di non accorgerci più di nulla, che è la cosa più grave in assoluto. Ci sono stati, lo ricordo sempre perché poi è un mio fatto personale, tu hai citato un episodio gravissimo della tua famiglia, ma ci sono stati moltissimi in terra campana e in terra meridionale morti innocenti, percepiti dalla nazione invece come morti di Camorra. Appunto Dario Scherini, un ragazzo di 20 anni, è una storia che mi ha molto colpito perché l'ho vissuta, Attilio Romanò, insomma, persone ammazzate, non c'entravano niente. Ammazzate in una guerra dove in realtà nega l'idiozia che tutti ci ripetiamo da anni, cioè si ammazzano tra di loro. È un'idiozia dire si ammazzano tra di loro, perché chi siamo noi e chi sono loro lo decidono loro. Quando muore Dario, che aveva 21 anni, quando muore Attilio, che ne aveva 28, loro avevano deciso che quei due, un ragazzo che stava in piazza e un altro che lavorava in un negozio, c'entravano, perché erano messaggi. Riguardo a Casavatore, era un ragazzo che stava
avuto la sfortuna di stare nel posto sbagliato, l'hanno confuso con un altro e gli hanno sparato in faccia. Ma non si sono posti tanto il problema, perché l'obiettivo era colpire una persona di quel paese. Dall'altra parte Attilio Romanò lavorava in un negozio dove il cui proprietario di questo negozio era un lontano parente, non un camorrista, un lontano parente di un camorrista. Entrano, non lo trovano, bisognava fare un morto in quel giorno e ammazzano lui che faceva il commesso. Allora chi può dire si ammazzano tra di loro? Che significa si ammazzano tra di loro? Raccontare queste storie non ci deve, come dicevo all'inizio, far cadere nella trappola che stiamo maltrattando il nostro paese. Tutto sommato mi ostino a credere che sia un grande gesto d'amore. Tutto qua. C'è una coda di domande dalle altre sale. Facciamo due domande dalla sala Stemmi, due dall'aula Bianchi e poi torniamo in questa sala. Sala Stemmi. Prima domanda. Sì, buonasera. La mia è una domanda che parte un po' da una riflessione, se vogliamo, un po' sociologica. Io vengo tra l'altro dai luoghi sciaciani, una signora prima citava Sciacia, io vengo da un piccolo paesino che si chiama Grotte, che è attaccato a Racalmuto, che è il paese di Leonardo Sciacia, appunto, quello che Leonardo Sciacia chiamava il paese della ragione, salvo che poi alla fine degli anni Ottanta si ammazzavano alle 8 di sera come cani. Vabbè, al di là di questo, la mia riflessione, anzi la mia domanda è la seguente. Mi chiedevo, lei ha viaggiato tanto, è venuto a contatto con tante popolazioni di tipo differente, e quello che mi chiedo è, secondo lei perché sono più le popolazioni del sud quelle soggette alla mafia? Perché, tra l'altro, se vogliamo, alla fine, oltre alle popolazioni del sud, possiamo tirarci dentro tutta Italia, e poi per estensione l'Albania, la Grecia o quello che le pare. E perché poi mi chiedo, quando mi confronto con realtà come l'Inghilterra, come la Danimarca, in cui i vicini di casa si denunciano a vicenda, se c'è un tenore di vita troppo alto che non corrisponde, diciamo, a quello che è il proprio guadagno, e questo fa sì che ci sia un buono stato sociale, per esempio in Danimarca, in cui ci sono alte tasse ma tutti hanno i loro diritti, almeno economici, preservati. Oppure mi confronto con storie come quella di Mills in Inghilterra, che è collegata, vabbè, al Presidente del Consiglio, ma non voglio fare politica, tralasciamo quello, però si sa benissimo che Mills fu, come dire, segnalato agli uffici competenti dai propri commercialisti per quello scambio di soldi nei Isole Cayman. Ecco, allora mi chiedo, è che ce l'abbiamo noi nei cromosomi? Siamo noi che ci sentiamo più esperti, come si dice alle mie parti? Cioè, ce l'abbiamo solo noi e quindi siamo noi così? O è proprio una questione morale? O ancora è forse retaggio di una non cultura dello Stato, una non cultura dello Stato sociale, che forse già è eredità a partire dal brigantaggio, quando si fa poi risalire l'inizio della mafia, che era quella che ci difendeva contro lo Stato che ci portava via le braccia dall'agricoltura. Grazie. Grazie. Sì. Allora, rispondo velocemente. Allora, giusto, è una riflessione che ci si pone sempre. Perché il Sud? Perché l'Italia? Perché? Allora, non potrebbe esserci, non potrebbero esistere le organizzazioni criminali senza l'appoggio economico, imprenditoriale, che viene da ben altri territori che quelli meridionali. Faccio un esempio: la quasi totalità degli investimenti di Cosa Nuova, come viene chiamata l'Andrangheta, del sistema, come viene chiamata la Camorra, cioè le mafie nuove, va nel centro-nord Italia, assolutamente. Qui Montecatini, per esempio, ha avuto degli investimenti del clan dei Casalesi, la ricostruzione nei subappalti dell'Umbria, del dopo terremoto, l'Emilia Romagna, nonostante quando ne parlo qualche funzionario si arrabbia. È impensabile la crescita economica delle organizzazioni criminali senza questo approccio, senza questa alleanza tra sud e nord. La vicenda
storica e troppo complicata da sintetizzare, però non ho mai condiviso la lettura del brigantaggio, cioè il brigantaggio è un movimento di resistenza che ha una storia che va ben oltre poi quello che porta alla costruzione di quella che è l'imprenditoria criminale, perché lo è sempre stato. Cioè, ciò che differenzia le nostre mafie, le rende anche molto potenti, fanno scuola nel mondo, non è che sono criminali che poi fanno gli imprenditori, sono imprenditori che poi fanno il criminale, cioè imprenditori che usano il canale criminale per incrementare e migliorare il canale legale. Paesi come la Scozia, paesi come la Scandinavia, penso soprattutto alla Finlandia, hanno una presenza di capitale criminale incredibile. Se leggi gli studi di Misha Glenny o dell'Università di Berkeley, la città con più tasso di capitale criminale al mondo è Toronto, non è Napoli. Il meccanismo militare, invece, il retaggio culturale, permette al nostro terribile sud di essere un laboratorio e una specie di incredibile, purtroppo, motore verso le organizzazioni. Tanti sono i motivi. I rapporti familiari, il rapporto di sangue. I calabresi, le organizzazioni calabresi distinguono il fratello di peccato e il fratello di sangue. Il fratello di sangue è il fratello scelto con cui hai fatto un patto di sangue. Il fratello di peccato è il tuo fratello biologico. Si chiama di peccato perché tua madre per dartelo ha fatto peccato, no? E quindi si chiama così. Questo linguaggio, così come tutta una serie infinita di meccanismi, l'educazione sessuale mafiosa quella fatta dal territorio da cui poi, in cui io stesso sono cresciuto, è incredibile, c'è cioè un'educazione che so, profondamente omofoba, parlo di quella calabrese, di quella dell'entroterra campano, non di quella napoletana, dove addirittura boss della Camorra c'è un capozona transessuale della Camorra, incredibile. E, però sono pieni di retaggi incredibili, per esempio... È assolutamente vietato, o comunque nell'educazione mafiosa, nessun ragazzino, i ragazzini hanno un'educazione sessuale profondamente disciplinata. Un uomo non deve mai fare sesso orale a una donna, perché si abbassa a essere un cane. Questa è una cosa, una regola universale di tutte le mafie italiane, sia in Italia che all'estero, cioè negli Stati Uniti o in Sudafrica. Una regola incredibile che sembra quasi idiota, no? Anzi, forse lo è, però il meccanismo di educazione serve a creare una continuità di arretratezza. Mi sento di rispondere solo con quest'ultima battuta. La forza delle mafie italiane è il massimo grado di arretratezza sul piano economico, sul piano, volevo dire, culturale, e il massimo grado di avanguardia sul piano economico. Avere questo sottosviluppo, diciamo, sul piano culturale serve a controllare e a riprodurre anime e meccanismi. A tenere, come dire, sotto controllo tutta una serie di persone. E persino una domanda che forse qualcuno si è posto: perché Platì, Rosarno, Casal di Principe, Gela sono paesi le cui mafie fatturano miliardi di euro? Basterebbe il 3% del loro fatturato annuale per rimettere a posto l'economia di queste città. Voglio dire, perché non lo fanno? Molto semplice. Non devono migliorare le condizioni umane e sociali di questi paesi, perché sennò aumentano le loro richieste, vogliono essere pagati di più, non più 2.500 euro a omicidio. Se le cose migliorano, si rischia di creare un campo di crescita, per esempio, per i rivali. Spesso mi sono chiesto, Casal de Principe ha la maggior parte di imprese edili che costruiscono l'Italia, ma com'è possibile che ha le strade sfasciate? Ma com'è possibile? Perché? Perché regalare in qualche modo una strada ben fatta può significare regalarlo ai rivali, può significare aumentare, come dire, il desiderio di vita di chi è lì e quindi non accetterà più chi è lì di fare il palo per 1.000 euro o di fare un omicidio, come dicevo, per 2.500. I livelli devono essere sempre bassi. La loro ricchezza non sarà mai sviluppo, non creerà mai scuole, non creerà mai asili, non creerà mai aiuole, non ristrutturerà mai palazzi. La loro ricchezza serve solo ed esclusivamente al saccheggio, di cui beneficiano poi nel centro-nord, perché vengono qui e riescono a vincere appalti legali con ottimo prezzo, ottima manodopera silenziosa che dorme nei camion, nei treni.
Quindi è difficile spiegare perché il Sud, ma sicuramente quello che c'è da dire è che il Sud, perché c'è un Nord che da questo Sud ne ricava un vantaggio enorme. Ultimo, quello denunciato da Lega Ambiente. L'Africa in questo momento è il maggior posto dove intombare rifiuti tossici. Quindi un altro Sud che aiuta il Nord a liberarsi dei veleni. Quando ci fu lo tsunami, ricorderete, io l'ho anche scritto poi nel libro, mi inquietava vedere tutta la gente delle mie parti in ansia. Dicevo, ma com'è possibile? Sono diventati tutti solidali verso le popolazioni aggredite. No, in realtà il ritorno dell'onda che aveva creato lo tsunami nello Sri Lanka aveva abbassato le spiagge somale, dove loro avevano intombato tutti i rifiuti, terrorizzati che adesso uscivano fuori e il mondo scopriva il traffico. O meglio, il mondo lo sa, ma lo sanno gli addetti ai lavori. Se mentre il mondo guarda quell'aspetto, escono i bidoni, è bruciato per sempre la Somalia come grande mondezzaio di rifiuti tossici. Lo stesso ha fatto il Nord Italia col Sud Italia. The Lancet Oncology, la più prestigiosa rivista oncologica mondiale in realtà, parla di aumento a volte dell'800% di feti deformi in certe zone della Campania. I rifiuti tossici intombati in Campania, in Calabria, in parte della Puglia, sono stati un'opera delle organizzazioni criminali che dalle imprese del Nord Italia, soprattutto concerie, imprese chimiche, prendevano i rifiuti e li intombavano giù, avvelenando per sempre l'agricoltura meridionale e arrivando a dei livelli incredibilmente paradossali come quello che accadde a Parete, paese del Casertano, dove un contadino andò per arare la sua terra e uscirono fuori carta moneta, soldi. Nel racconto che mi è stato fatto, questo contadino si catapulta e che pensa che chissà qualcuno aveva nascosto dei soldi, forse impossibilità da tornare. Allora, questo va a vedere, in realtà erano tutti soldi tagliuzzati ed erano le vecchie lire che la Banca d'Italia aveva smaltito a chissà quale azienda, e questa azienda l'aveva nascoste in un terreno campano inutilizzabile, che tutto il piombo della carta moneta se l'è mangiata la terra. Quindi ancora una volta è un Sud necessario a un Nord. Forse sarà questo il motivo della nostra condanna. Grazie. Un'altra domanda, un'altra domanda dalla sala. Stemmi? Sì, io sono molto emozionato di ora chiedere questa, di porre questa domanda a Saviano, è che lui si chiama come mio padre, Roberto, ed è anche grazie a lui perché sono qui ora, ma è anche grazie alla mia scuola, che è al mio liceo, che mi ha fatto fare un percorso quest'anno sulla mafia, la storia della mafia e l'antimafia. Abbiamo incontrato ex procuratori come Forgione e anche Giovanni Impastato, ad esempio. E io sono, diciamo, ho avuto la possibilità di non tanto di capire, riprendendo il discorso della scelta di prima, cosa è giusto, ma di rendermi conto che non sono solo a sapere cosa è giusto, perché mi vedo qui con la mia città, la mia scuola, i miei amici, che facciamo un percorso insieme. E penso di parlare anche a nome di molte persone che non hanno avuto la possibilità di vivere a Pisa o di fare un percorso come l'ho fatto io. E magari loro sanno cosa è giusto, possono saperlo, però si sentono soli nel momento in cui dovessero venire a fare una scelta. Quanto è importante, quindi, secondo lei, dare la coscienza a queste persone che non sono sole, di raggiungerle e farle capire che se siamo tutti c'è una forza in più che non fa diventare le persone eroiche, magari noi non veniamo neanche a conoscenza di questi atti eroici, ma che siamo tutti quanti e tutti insieme ce la possiamo fare. Grazie. Beh, il solo fatto che appunto hai fatto questo tipo di riflessione, questo tipo di percorso, già dimostra che la strada è quella giusta. Cercare di farlo capire è spesso molto difficile. La parte maggiore del paese crede che queste storie riguardino soltanto il Sud, e la parte maggiore delle persone del Sud crede che queste storie riguardino le periferie.
e la parte maggiore delle periferie crede che queste storie riguardino solo alcune famiglie. E queste famiglie credono che invece le loro storie sono storie esagerate, che vengono riportate male, e che loro si trovano, sono solo imprenditori, che l'invidia degli altri imprenditori li attacca come mafiosi. E quindi, come vedi, in questa catena infinita di Sant'Antonio, alla fine queste storie si perdono e rischiano di diventare soltanto storie di sangue quando ammazzano qualcuno, spesso noto, perché se non è noto non finisce neanche sui giornali nazionali. Far capire che uniti ce la si fa è complicata, anche perché uniti bisogna capire dove, come, in che modo. Io, portandoti soltanto la mia esperienza, perché è quella di cui posso parlare con maggior titolo, posso dire che quello che ogni volta mi ha salvato, sia dalla delegittimazione che mi ha salvato poi fisicamente, è stata la vicinanza, come ho detto prima, di chi ha creduto nelle mie parole. E lo stesso posso dire per moltissimi magistrati, moltissime persone, carabinieri, poliziotti, finanzieri che fanno questo tipo di lavoro. L'attenzione sulla loro attività è fondamentale per difendersi. Perché anche nel caso in cui perdi tutto, almeno c'è memoria, c'è protezione. Discutere era l'ultima lettera che ha scritto, l'ultima parola che ha scritto Paolo Borsellino in una famosa lettera dedicata a degli studenti veneti, padovani, no, forse, non ricordo, da cui lui doveva andare, e che siccome era estate non c'aveva, era finita la scuola, e quindi gli scrive questa lettera che poi gli fu recapitata a settembre, ahimè postuma. E la cosa che lui disse mi è sempre rimasta impresso, perché Borsellino dice: la differenza tra la mia generazione e la vostra, quindi parlavo di una generazione già molti anni fa, è che voi ne parlate, la mia non ne parlava. Che voi ne parlate a scuola, come tu mi hai detto nella domanda, che voi ne discutete, noi no. L'importante è discuterne e farne una prospettiva anche di dibattito culturale. Infatti lui dice: indipendentemente da come si chiuderà il maxi processo, quello che si è innescato ha un valore senza pari. Perché lui dice: il maxi processo, quello appunto istruito da loro, ha innescato la riflessione, il scegliere una parte, il discuterne, il capire, l'approfondire e anche sbagliare. E allora sbaglieremo a discutere, santificheremo chi non va santificato, religeremo libri di giornalisti che non sanno scrivere, leggeremo invece capolavori ma pubblicati da piccoli editori, o il contrario, cioè che ci sia contraddizione, è ovvio, come in tutte le cose umane, ma la cosa fondamentale è parlarne, discuterne, averne quasi un'ossessione. Lui scrive una cosa del genere perché sapeva benissimo che quella era l'unica speranza. Quando muore, ricorderete tutti l'intervista terribile fatta quasi per caso ad Antonino Caponnetto, che scende di corsa dalle scale. Forse era andato a trovare la sorella, credo, di Borsellino. E con la gentilezza incredibile che contraddistingueva Antonino Caponnetto, si ferma di fronte a una specie di ragazzo giornalista. Almeno aveva l'aspetto del freelance, che si trovava lì così, quasi per caso, e con l'ostinazione del giornalista gli dice: ma c'è speranza per Palermo? E lui risponde, prendendogli la mano, come farebbe insomma, una persona di molti anni, una persona anziana verso un ragazzo, e dice: è tutto finito. E lui gli dice: è tutto finito, non mi faccio dire altro. Purtroppo da allora è davvero tutto finito, nel senso che ci sono moltissime persone, ovviamente, che ogni giorno si impegnano, ma quel percorso che aveva davvero messo in ginocchio le organizzazioni si è d'improvviso bloccato. La politica continua a non parlarne, se non come un problema secondario, se non per sventolare ogni tanto il certificato antimafia o il dibattito così. Sempre più sembra essere una questione di pochi, una questione legata soltanto al sangue. Far capire che c'è un paese che non la pensa così, credo che sia il compito di chi in questo momento racconta il paese. Quello che mi sento di consigliare a questa
a te che mi hai fatto questa domanda e di continuare su questa strada. In mano ai professori c'è un potenziale enorme, come sempre, quindi so di non essere originale in questa riflessione. Ma questa volta da meridionale che racconta queste storie, so che un professore che racconta ai suoi studenti queste vicende è un professore che quantomeno fa un'iniezione di anticorpi ai propri studenti. E anche quegli studenti che si incuriosiscono soltanto alle vicende di mafia, al crimine, al fascino che questo mondo, ahimè, crea, non è pericoloso. Se alla fine di quel fascino lo smonti. È ovvio che i personaggi di mafia creino fascino, loro stessi si vogliono rappresentare così. Non è grave raccontare il loro fascino, sarebbe grave fermarsi lì, come hanno fatto spesso molti film. Fondamentale andare oltre, vedere che quel fascino è finto. Quel fascino che li rende simili ai tronisti di Maria De Filippi, no? Si vestono uguali, si vestono uguali. Pensate a una cosa che mi è capitata, quando mi capitava di andare ai processi, anche prima della scorta, poi dopo, era impressionante quando per prendermi in giro mi attaccavano su come vestivo, che vestivo troppo poco elegante, sul fatto che non mi staccavo con la pinzetta i peli e le sopracciglia qua al centro, giuro, no? E loro sono curatissimi spesso, no? Si laccano con, per esempio, lo smalto trasparente le unghie, spesso si depilano, e poi vivono nell'ossessione dell'omosessualità. È una contraddizione incredibile, un'ossessione persino divertente, no? Tempo fa mi sono divertito a raccogliere tutti gli elementi che nelle mie zone si credono essere elementi di omosessualità, tipo la bicicletta, l'ombrello, mangiare il pane integrale, la rucola, la crema contro le scottature. C'è tutta una grammatica incredibile omofoba. Se fai il trolley, chi usa il trolley è esposto a... Ecco, queste follie che escono fuori da questi mondi in realtà poi si controbilanciano con un'ossessione fisica che nasce proprio dall'immagine. Ora sto scantonando, ma per chiudere la risposta, la strada è soltanto quella di conoscere, soltanto quella di capire e soprattutto cercare, per quanto è dato nelle nostre forze, di imporre il tema alle istituzioni e ai media. Grazie mille. Abbiamo ancora ora... Ne abbiamo tante. Allora, vorrei ora fare due domande dall'Aula Bianchi, poi torniamo in Sala Azzurra dove siamo. E poi andiamo alle altre aule. Due domande dall'Aula Bianchi, va bene? Due delle cinque che ci sarebbero da lì, poi semmai se c'è tempo faremo anche le altre. Cominciamo? Buonasera dall'Aula Bianchi. Vorrei chiederle se a parer suo, nella sua vicenda, ci sia stato un errore di interpretazione del suo messaggio, delle sue parole, e se sì quale. E inoltre cosa vede davanti a sé in ottica futura e rapporto col presente? Universale, prego. Sì, fate gigantesca. No, rispondo alla prima perché una domanda nessuno mi ha mai fatto. No, io credo che per la parte maggiore il mio messaggio sia arrivato in maniera più o meno corretta, a volte ovviamente nel dibattito, quando diventa così grande per un numero così elevato di persone, è ovvio che ci sono persone che non percepiscono, non vogliono percepire. L'errore più grande, posso dirti, che della cattiva interpretazione di quello che ho fatto è stato quello di considerarlo tutto una mossa per speculare sul mare del sud Italia. Questo mai perché non era il mio interesse, né credo sia stato percepito così poi dalla parte maggiore dei miei lettori. L'altra vicenda, circa la mia situazione personale, tutto quello che è successo, forse c'è stato un errore, nel senso che la mia vicenda ha stupito molto, come era possibile.
Vi assicuro che vederla dalle mie parti significa come non poteva non accadere, cioè sono decine i nomi delle persone che vivono le mie situazioni, dalle persone che io conosco, che vivono sotto una pressione incredibile, una realtà tra l'altro egemonizzata da quel tipo di stampa, da quel tipo di atteggiamenti, è evidente. La cosa strana è che loro non si aspettavano tutto questo movimento di attenzione nei miei confronti e avevano ragione a valutare così, in verità. In una terra dove ammazzi un prete e si dimentica, ammazzi un sindacalista, Federico Del Prete, e si dimentica, telefoni direttamente, come nella trasmissione facemmo ad anno zero, vedevamo che mandammo in onda il fatto di un giornalista chiamato da due boss latitanti. In una realtà così, ma perché io dovevo essere fastidioso? Perché l'Italia o i 17 Nobel, di cui sono molto grato, dovevano scendere per difendermi? Perché avevano una bibliografia sterminata di casi simili in cui non era successo niente. Il loro ragionamento era assolutamente perfetto. Cioè, questo è un altro di quelli che con un minimo di pressione ce lo togliamo dalle scatole. Hanno fatto male i conti, perché ho avuto la fortuna che lo strumento letterario ha cambiato le cose. In questo senso spesso si crede appunto che la forza sia del giornalismo, il giornalismo sicuramente è una forza, ma nel mio caso, quando mi chiesero, non lo dimenticherò mai, la prima volta, un poliziotto, la questura di Napoli credo, mi chiese cosa ha dato davvero fastidio secondo te del libro? No, lui mi disse, senza che me lo fai leggere, dimmi le parti. Io gli risposi la letteratura e lui disse, boh, non fu scemo, come dire, non stai davanti a una telecamera, dimmi cosa ha dato fastidio, cioè dimmi le 3 frasi, 5 righe, 2 pagine. E io risposi di nuovo, mantenendo la parte, come dire, convinta dallo scrittore, disse, no, gli assicuro, ha dato fastidio la letteratura. Ovviamente quello stanco disse, beh, con questo non si può parlare, finì lì. La storia vera è che io ovviamente giocavo e provocavo dicendo la letteratura, ma era vero così. Se non si fosse scritto in quel modo, se non si fosse in questo momento raccontato in un certo modo, loro non avrebbero avuto alcun fastidio. In un'intercettazione di un boss che si chiama Ranucci Antimo, di Sant'Antimo, lui dice testuale, come è stato poi riportato dalla stampa, al suo avvocato prima di andare in udienza, speriamo che non abbia letto Gomorra. Mi ha molto colpito, dicendo perché? Perché lui andava col suo avvocato per dimostrare che lui era un misero ladruncolo. Io nel libro raccontavo, mettendo insieme i fatti accertati dalla polizia, che era un imprenditore. Lui era terrorizzato, cioè se il giudice ha letto questa cosa, inizia ad avere nei miei confronti uno sguardo un po' più, come dire, approfondito, mentre invece io vado lì a prendermi 4 anni per mero riciclatore di denaro fatto con le furti di auto. E anche questo mi ha colpito. Mi ha colpito perché cosa aveva fastidio? Aveva fastidio in delle pagine che sintetizzavano una storia. La cosa più difficile di chi racconta, di chi osserva questo mondo, è avere informazioni, perché sono sparse, malloppi così di inchieste che si perdono. Ogni maresciallo d'Italia è esperto di una cosa, quindi ti devi chiamare il singolo individuo, no? Tu ti trovi invece lì una specie di summa di queste vicende e gli crei più problemi. E anche questo mi ha colpito. Persino al personaggio Antimo Ranucci, che non è un fine intellettuale, persino lui dava fastidio alla possibilità che fosse scritta e accessibile una notizia su di lui diversa da come la pensavo. Vabbè, passiamo all'altro. Bene, un'altra domanda dall'Aula Bianchi. Buonasera. Allora, la mia domanda parte da una frase che si trova a pagina 312 del libro. I rifiuti trattati a Pisa venivano spediti in Campania. Questa frase è stata, vabbè, decontestualizzata, però il concetto, che appunto si lega al nostro territorio, non è ben spiegato perché noi non capiamo quali siano i rifiuti e quali siano le aziende a cui lei si riferisce. E poi da questa frase capiamo anche quanto la camorra sia allargata in tutta Italia e in tutto il mondo. Ecco, e proprio da qui vorrei dire quanto i politici di Roma rappresentano per la camorra, che cosa rappresentano
e che legami hanno con essa. E poi avrei anche un desiderio personale, vabbè, un po' egoista, che sarebbe quello di stringerle la mano. Grazie. Sì, dopo magari, se me lo permettono, ci stringiamo la mano. Sì, ricordo questo passaggio su Pisa. L'inchiesta è stata fatta a Santa Maria Capo Vetere, la procura di là, e riguardava fanghi conciari. La storia è sempre questa. Le aziende coinvolte non hanno in qualche modo formalmente responsabilità. In che senso? Chi si presenta per smaltire ha tutti i documenti in regola. È chiaro che lì è un gioco delle parti, perché quando un'impresa ti garantisce uno smaltimento a un costo così basso, dovrebbe farti venire dei dubbi. Però il meccanismo, spiego velocemente, funziona proprio così. L'azienda si presenta, l'azienda che smaltisce i rifiuti, si presenta dall'imprenditore, gli fa un affare ottimo, gli presenta i certificati di regolare smaltimento, perché loro hanno, e anche in Toscana avevano degli appoggi, in quelle inchieste di cui ho raccontato, hanno degli appoggi in tutti i centri dove o smaltiscono o lo trasformano in compost. In realtà non si fa nessuno dei due, sono giri di bolla. Cioè, in realtà i rifiuti non arrivano neanche in questi centri, dove dovrebbero essere trattati e diventare o concime o rifiuto poi adibito da discarica. Fingono di fare questo giro di bolla e finiscono o nei fiumi o nelle discariche dismesse. Il fatto che non ci siano questi passaggi intermedi ovviamente abbatte completamente i costi. E nel libro io cerco di fare anche un paragone tra un'azienda che smaltisce legalmente rifiuti e un'azienda che smaltisce illegalmente rifiuti. L'azienda che smaltisce illegalmente rifiuti può abbattere anche del 70% il prezzo rispetto all'altra azienda. Cioè praticamente le altre aziende non hanno quasi mercato. E quando ce l'hanno per una specie di solidarietà tra imprenditori che si fidano di quelle persone, sanno che non li mette nei guai e quindi affidano i rifiuti lì. Ma la maggior parte degli imprenditori italiani che devono trattare con rifiuti tossici dà i propri rifiuti a queste aziende, sanno dentro di loro che queste aziende li vanno a buttare letteralmente in giro per le campagne, ma hanno, come si suol dire, la schiena parata perché tutte le carte sono in regola. E quindi il meccanismo purtroppo è questo, cioè la deresponsabilizzazione delle aziende. Prima il ragazzo faceva riferimento alla Danimarca, no? Quando qualcuno vede il vicino che si presenta con la Lamborghini pur facendo il professore, immediatamente c'è qualcosa che salta. Se, al di là di questo, che sembra anche una tensione innescata dall'invidia del vicino e dal controllo dal punto di vista positivo, dall'altro lato c'è da dire che l'impresa e le banche dovrebbero avere la responsabilità di porsi domande, ma come insegna la Camorra, un vecchio boss che si chiama Carmine Alfieri diceva che tre cose soltanto sono le guide delle organizzazioni criminali: business, business, business. E quindi posta questa questione, che vale per l'economia e quindi vale per la criminalità, il problema dei rifiuti tossici continua a essere un problema gigantesco, perché si sa pochissimo. Le condanne sono tutto sommato leggere, nel senso che se ti beccano che stai rifiuti scaricando ti becchi 5 anni, mentre se stai facendo un danno che porterà alla morte e alla distruzione per esempio di interi appezzamenti di terra, la mela nurca napoletana, quella campana, non so se la conoscete, quella piccola, che ha un aspetto un po' bruttino, ma è buonissima, la mela nurca, è stata completamente distrutta dal meccanismo dei rifiuti tossici. Chiudo, so che devo rispondere in maniera più veloce, ma così è, quando inizio non smetto più. Il perché, una volta mi sono trovato col presidente napoletano a vedere il film. Mi colpì moltissimo che ovviamente il presidente napoletano aveva fatto militanza nel Partito Comunista in Campania, nelle zone che io racconto, per anni, e lui mi disse: non è possibile che i contadini abbiano venduto la terra ai rifiuti tossici, non ci credo, conosco la mentalità contadina, non si vende la terra al veleno. Purtroppo il meccanismo infatti è stato questo: gran parte dei contadini, dei proprietari terrieri,
la maggior parte della propria frutta diventava troppo costosa rispetto alle mele, alle arance libanesi, israeliane, andaluse. Allora che cosa è successo? Le grandi catene, qui torniamo al nord, di supermercati del nord Italia, chiedevano ai contadini campani, agli allevatori, ai coltivatori campani, calabresi, siciliani, di poter avere la loro frutta, ma dovevano abbattere i costi. Purtroppo lì è intervenuta, vedete, ogni debolezza, ci sono loro la criminalità. Cioè, su un tot di moggi di terreno, metà me la dai a me per i rifiuti e l'altra continui a coltivare. Così che la sensazione dell'allevatore, del coltivatore legato alla sua terra e anche dell'allevatore con le bufale, era quella di salvare il proprio lavoro pur avvelenando una parte del proprio campo. Questo è stato il meccanismo in cui hanno rotto quella che è da sempre stata la forza, l'ostinazione dei contadini meridionali, cioè la terra non si tocca. In realtà l'ostinazione di tutti i contadini. Questa cosa si rompe per la prima volta per continuare a produrre. Cioè, se io voglio fare le arance, devo dare una parte a chi mi dà subito soldi, contanti, sporchi e subito. Nel film io ho cercato, come sceneggiatore, di creare una storia così, no? Una storia che era una storia vera, quando Tony Servillo, che interpreta appunto l'imprenditore, va al letto della persona che sta morendo di cancro per avere ancora più terre per fare gli scarichi, ancora più scaricare monnezza. C'è un intero, questo anche questo lo ricordo sempre, perché è un'immagine terribile, un'intera montagna a Grazzanise, nel Casertano, una montagna, bianchiccia, ormai puzza in maniera terribile di yogurt andata male, e quando si è scoperto che dannazione fosse quella montagna, si è scoperto che erano i fazzoletti degli allevatori utilizzati per pulire le mammelle delle vacche, perché le mammelle delle vacche, quando vengono munte da quelle macchinari automatici, bisogna continuamente pulirle perché sennò gli vengono le mastiti. Allora producono una marea infinita di questi fazzoletti, che sono rifiuti non tossici ma speciali. Costa tantissimo. Agli allevatori del nord Italia sembra assurdo buttare una marea di soldi per smaltire i fazzoletti per pulire le mammelle delle vacche, allora li danno a queste organizzazioni che le vanno a buttare a Grazianese. Ne hanno buttati così tanti che c'è una montagna di queste cose lì. Idem i toner delle stampanti, cioè l'inchiostro, lì a Santa Maria Capovetere. Ogni città della mia zona ha adottato un rifiuto. I toner, appunto, i morti, le terre cimiteriali sono considerate rifiuto speciale. Costa tantissimo, ogni 50 anni, se la famiglia non viene a, non si compra, non ripaga il fitto del morto, tolgono da mezzo. E i cimiteri non hanno budget. Allora che succede? Che spesso persone vengono sepolte e poi non sanno più niente nessuno, allora una parte del cimitero sistematicamente dei vari paesini viene dismessa, in Lucania, in Puglia. Le terre cimiteriali costano perché sono rifiuti speciali. Arrivano loro, si prendono i morti e poi li buttano vicino al Volturno. Come ce ne si è accorti? Perché i NAS, passando da quelle parti, a un certo punto trovavano tibie, teschi, e lì avevano capito che cos'è. Riti satanici, uscivano le notizie. No, semplici terre cimiteriali dei nostri avi che vengono buttate lì perché costa smaltirli in maniera umana. Grazie. Torniamo in quest'aula, c'erano alcune domande, una laggiù in fondo, c'erano tre domande in quest'aula, prego. No, cominciamo da questa che è più vicino e poi la prossima. Subito dopo. Senta, questa domanda in effetti gliel'aveva già fatta il ragazzo, ma forse lei non ha risposto. Lei è un ragazzo giovane, ha 30 anni, forse non l'ha ancora compiuti, non so, sì, ragazzo colto. Tanti interessi rispetto a magari a tanti giovani della sua età che invece non hanno gli stessi interessi che ha lei. E mi chiedo che cosa vedeva per il suo futuro ed oggi cosa vede lei in questa condizione per il suo futuro. E ancora, quando si spengono i riflettori di questa parte mediatica, che pure le serve, probabilmente le serve anche giustamente per dire tutte le cose che ha da dire, tutte le cose che vuol dire alla gente, che come si scandisce la sua giornata quando tutto questo finisce?
No, io come diciamo, io mi immaginavo da ragazzino comunque come scrittore, avevo dei momenti di esaltazione per cui mi immaginavo anche nelle missioni militari all'estero, cose del genere, ma sempre con l'obiettivo di raccontare, cioè volevo raccontare, quindi mi immaginavo il mio sogno di quindicenne, di quattordicenne, di sedicenne era scrivere e raccontare. È andata in parte così, in parte no, perché se mi si dovesse chiedere quando è stato il periodo più felice della tua vita, senza problemi è stato 3 anni fa, quando riesco a pubblicare con le mie forze il libro. Lo scrivo perché c'è un e lo pubblico perché c'era un editor, Antonio Franchini, che lavorava alla Mondadori, aveva conosciuto Giancarlo Siani. Ne aveva scritto un libro bellissimo che si chiama L'Abusivo, un capolavoro. Io avevo letto L'Abusivo, scrivevo le mie storie, avevo mandato un racconto a Goffredo Fofi. Goffredo Fofi mi risponde con una lettera molto dura dicendo: caro Roberto, ho letto il tuo racconto, scrivi bene, ma scrivi stronzate. E proprio così. Se puoi, apri la finestra di casa tua e invece di raccontarmi quello che c'è dentro la tua pancia, raccontami quello che c'è fuori la tua finestra. E io cambio, intorno ai 16 anni, quando avevo mandato questo racconto a Goffredo, cambio completamente lo sguardo e inizio a vedere, a mandare in giro i racconti sulla mia terra. Quando inizio a raccontare di Camorra, non c'è piacere in nessuno. Cioè, io mi ricordo ancora una battuta che fece un vecchio direttore di un giornale che di fronte a un giornalista che aveva consegnato tardi il pezzo disse: la prossima volta ti sbatto a occuparti di Camorra, cioè a chiave, cioè la cosa proprio peggiore. Quindi il clima di autorevolezza sull'argomento non esisteva se non in termini accademici. E dicevo, se mi si chiede quando è che tu sei stato felice, io sono sicuro di rispondere, ma forse perché ho, come tutte le cose che si perdono, poi verso di loro c'è una grande nostalgia. 3 anni fa, poco prima di vivere sotto protezione e andarmene via dai quartieri spagnoli, io avevo pubblicato il libro, avevo venduto 100.000 copie, che per un autore è praticamente un risultato quasi impossibile. Ero riuscito ad avere un contratto con un giornale, mi apprestavo a fare una trasmissione televisiva che avevo già buttato giù in seconda serata e tutto sommato mi ritenevo un uomo poteva, come dire, guardarsi allo specchio e pensare che tutto sommato la strada era giusta e che aveva molte cose ancora da fare. Quando è successo tutto questo, appunto, mi è capitato, in parte l'ho cavalcato, in parte ho cercato di sottrarmi, è tutto molto difficile. Quando si spengono i riflettori, cioè quando me ne vado da qui, torno in una stanza e la cosa, diciamo, abbastanza fastidiosa è questa, cioè non c'è molto oltre quello che faccio qui. C'è il tentativo di ricostruire, per quanto mi riguarda, una vita che sappia, appunto, di quotidiano, che possa significare costruirsi una famiglia, che possa significare andare in palestra, cosa che faccio, anzi facevo, un po' che non facciamo, con i miei ragazzi di scorta. Il futuro davvero non so cosa vedere. Non so se riuscirò ancora a vivere in questa situazione. Spesso mi si dice se ho paura di morire, io rispondo che ho più paura di continuare a vivere così. Non so se riuscirò a essere produttivo, a continuare a scrivere. La trincea da un lato è un grande stimolo, ma dall'altro ti sfianca. So che questa situazione è talmente complicata che è difficile gestirla, è ancora più difficile uscirne. Soprattutto perché devi rendere conto a molte persone, a uno Stato che impegna molte risorse per difendermi, a una grande comunità di lettori che mi avvicina. Il futuro, boh, spero soltanto che ci sia e mi basta già questo. Grazie.
Saviano, intanto mi permetta di dirle semplicemente grazie per quello che lei ha, che quello grazie. Che è, quello che scrive e quello che fa. Grazie. Una domanda, mi ha colpito tutto della sua relazione, ma soprattutto l'inizio e la fine. I migranti bloccati nel mare e i suoi amici meridionali che se ne vengono al nord, senza più speranza, il sud che serve al nord. Allora le chiedo, c'è una cultura, secondo me, dominante oggi in Italia, occultamente dominante. Guardiamo le statistiche in questi giorni sulla storia dei barconi respinti verso la Libia. C'è una cultura che crede di, e che si sta imponendo, anche se minoritaria, di risolvere le cose in questo modo. Gli africani si rimandano a casa. Al meridione chiudiamogli i rubinetti, non gli mandiamo, mandiamogli meno soldi, perché loro li usano male. E la cultura dominante si esprime in una formula magica, che è un progetto politico, il federalismo fiscale. Si ritiene che cercando di limitare e di controllare le risorse che debbono andare al sud, si possa risolvere i problemi del sud, si possa creare una classe dirigente del sud nuova, rinnovata, ripulita, diciamo così. Purtroppo io nel sud ho sentito, ci vado spesso, ho sentito anche meridionali cadere in questa trappola, cioè l'idea che il federalismo fiscale sia la risorsa, sia la soluzione dei mali, ci crea una nuova classe dirigente pulita. Ora, ipocritamente, si parla non più, lei ha citato Fortunato, non si parla più di questione meridionale, si parla di questione settentrionale. Io credo che il federalismo fiscale sia l'anticamera di una ulteriore subalternità del Sud. Non è il problema di limitare le risorse al Sud, è appunto la stessa cultura che non combatte la criminalità, ma che ritiene di poter sistemare le cose al sud in questo modo. Vorrei sapere che cosa pensa di questo progetto, che è un progetto naturalmente di medio e lungo termine, ma che secondo me rischia di riscrivere i rapporti, la storia di questo paese in una maniera che sarà, io credo almeno, la definitiva affossamento della questione meridionale, sì. Il congelamento di essi. Grazie. Sì, condivido molto questa la riflessione. Di per sé potrebbe essere anche un bel progetto, anzi sul piano formale potrebbe essere interessante, ma e risolverebbe molte questioni dei singoli comuni, delle province, delle regioni, così com'è, con l'obiettivo di chiudere il rubinetto per il sud e soprattutto di nuovo cavalcando quello che è una contraddizione reale, cioè lo spreco. Io ricordo che la Lega nasce esattamente dopo lo scandalo del terremoto in Irpinia per la ricostruzione. In quei giorni c'è la grande battaglia appunto della Lega Nord, che nasce sull'onda del disgusto dei miliardi e miliardi e miliardi investiti e buttati e mangiati nel terremoto dell'Irpinia. L'ultimo segmento di soldi per la ricostruzione è stato dato 2 mesi fa ad un paesino del Salernitano, 20 milioni di euro per la ricostruzione terremoto 80. In questi territori, tra l'altro, la ricostruzione ha portato a una costruzione di così tante case che oggi i fitti in quelle zone sono completamente crollati. Per tornare alla questione, io credo che è proprio così, cioè rischia di essere una legge, rischia di essere un progetto politico che affossi definitivamente la questione meridionale e che in realtà dovrebbe essere rimodellato e riscritto. Non è il mio compito farlo, ovviamente, non sono un esperto della vicenda. L'unica cosa, per chiudere, è che la vicenda dell'immigrazione interna torni a essere prioritaria. Cioè non è pensabile che le risorse intellettuali, operai specializzati, ingegneri, imprenditori, persino imprenditori appunto meridionali, debbano investire nel Nord Italia, vivere nel Nord Italia, andare all'estero, Francia, Germania, Spagna, la comunità italiana in Catalogna è enorme, Germania, un'immigrazione continua che impedisce alla parte sana di questo paese di avere uno spazio e di diventare classe dirigente nel Sud Italia. E ancora una volta, classe dirigente nel Sud Italia è sempre più spesso una classe di compromesso. Mi è venuto in mente, visto che sono alla normale, posso farlo senza sembrare, come dire, una specie di fesso erudito, che uno dei filosofi che più mi piace in assoluto, che è Giordano Bruno, paesano mio,
quando decide di tornare in Italia, e io quando ho letto la sua biografia mi ha sempre colpito, perché lui stava in Germania, sapeva che qui l'Inquisizione lo voleva arrestare, dannazione, ma perché torna? Va a Venezia, per la prima volta estrada un ricercato dall'Inquisizione, lo manda a Roma, dove poi verrà appunto bruciato vivo, ma nel processo c'è un passaggio minuscolo che mi ha cambiato, davvero, dove Giordano Bruno dice, quando gli chiedono perché sei tornato in Italia, no? E lui risponde, perché tutto quello fatto per la filosofia nolana, perché lui chiama la sua filosofia, era così legato alla sua terra, la chiama nolana filosofia, non aveva senso lontano dalla mia terra. Cioè, tutto può essere importante e bello, ma niente allo stesso senso quando si può tornare a casa. E Giordano Bruno in realtà torna con l'obiettivo, questa sarà una mia forzatura, magari gli studiosi di Bruno diranno che è soltanto una mia visione romantica, molto probabilmente lo è, però le mie idee è che il filosofo che appunto paga con il rogo, in realtà torna con l'idea di poter dare alla sua terra quello che aveva dato alle capitali del mondo. Questo mi piacerebbe potesse essere uno spunto di riflessione e il vero dibattito quando si parla di federalismo. Grazie mille. Professor Foà. No, allora possiamo passare alla domanda in aula Mancini. Abbiamo una domanda dall'aula Mancini. Buonasera dall'aula Mancini, abbiamo una domanda. Buonasera, ho una stima grandissima per lei. Le faccio una piccolissima domanda, una curiosità. Nel caso della conceria a Pisa, che si serve delle ditte che poi smaltiscono illegalmente i rifiuti e che fanno pagare, come ha detto lei, un terzo del prezzo di mercato. La colpa maggiore non è quella dello Stato, che non impedisce, quando il fenomeno è così macroscopico, perché, come dice, tutti si servono di queste imprese illegali, lo Stato non riesce a fare in modo che i certificati siano in ordine solo quando le industrie operano correttamente. E se il fenomeno è così macroscopico, ma non basta due intercettazioni a fare in modo di intervenire? A me sembra che se un imprenditore si trova in queste condizioni, con uno Stato che non impedisce che i suoi concorrenti si possano del tutto legittimamente, da un punto di vista formale, servirsi di ditte che fanno un terzo del prezzo di mercato, cosa si può chiedere di più a quell'imprenditore? Secondo me, in quel caso, la responsabilità è dello Stato, principalmente. No, capisco la riflessione, cioè, come dire, quando io prima ho detto la responsabilità deve essere dell'imprenditore, l'imprenditore fa l'imprenditore, cioè fa colui che vuole ottenere il massimo dei guadagni con minor sforzo economico, è così, è giusto che sia così. Molto probabilmente lo Stato dovrebbe fare di più, cioè impedire che possano esistere questi meccanismi. Il problema è che, pur condividendo questa riflessione, il rischio è delegare sempre. Cioè l'idea, in questo senso che fu molto, molto einaudiana, ma anche di Olivetti, insomma della vecchia guardia degli imprenditori italiani, cioè di far sentire l'imprenditore il costruttore della realtà quotidiana, piuttosto che un uomo che se ne approfitta, insomma, anche se se ne approfitta in maniera legittima, mi piaceva pensare che lo Stato non può esserci senza la responsabilizzazione della classe dirigente e viceversa. Sicuramente lo Stato ha delle responsabilità enormi. Chiudo, visto che forse ci sono altre domande, sulla questione dello Stato è sempre molto difficile parlare, perché quando si parla di Stato, ma chi è lo Stato? E soprattutto quando andiamo all'estero, quando sono stato ad Amburgo mi hanno fatto questa domanda imbarazzantissima e devo dire anche ingiusta, mi hanno detto ma come fa lei a continuare a vivere in Italia non si può più scrivere liberamente, non si può più stare, insomma, non è così,
C'è una parte dello Stato che addirittura arriva sino al sacrificio pur di portare avanti un percorso democratico, o parlo semplicemente dei funzionari, quelli che lavorano bene negli uffici, la parte insomma che arriva, che va ben oltre il proprio compito. E poi c'è una parte marcia, spesso corrotta, che è una specie di zavorra infinita. Quindi non si può parlare di Stato in senso monolitico, uno e soltanto, e ci sono molte parti dello Stato. Ci sono gli sprechi e ci sono invece chi questo lavoro lo fa bene, lo fa al massimo delle risorse. Per tornare alla domanda, anch'io credo che lo Stato deve agire, ma è altrettanto importante che ogni passaggio, in questo caso istituzionale e economico, si carichi la responsabilità di quello che va facendo. Forse così riusciamo in qualche modo a pensare che ogni gesto potrebbe trasformare la realtà in cui viviamo e non sentiamo sempre lontano il problema o da far risolvere ad altri. Ti ringrazio. Ora abbiamo l'ultima delle aule con cui siamo collegati, l'aula Dini. Per ragioni tecnologiche che non ho capito, in questo caso ci sono quattro domande, ma dovresti avere la pazienza di ascoltarle tutte di fila e rispondere insieme. Andiamo in aula Dini. Pronto? Posso? Ecco. Allora, buonasera. Non arrivano da voi applausi. Si sente male. Solo anche se non se ne... La domanda. Hai parlato, detto che... Non si sente. Non si sente. Aspetta, fermati. Non si sente. No. Non si sente niente. Ma c'è la pistola, ma da... No. Non ti sento. Se va a letto con... Così. Se è così dobbiamo rinunciare. Allora, nell'aspettare una domanda del professor Barbieri. Mentre voi vedete di aggiustare tecnologicamente, se no purtroppo rinunciamo all'aula Dini. Ma senta, lei è manifestamente un archivio vivente. Immagino che la Commissione Antimafia, quando ha bisogno di qualche informazione, telefona a lei. Perché dico, faccio questa osservazione poi, ridicola? Perché mi sembra che, cioè, non c'è contraddizione, ma io credo di capire che lei mette l'accento più sul principio di moralità, non c'è contraddizione, ripeto, ma insomma mi sembra che lei insista più sul principio di moralità, sul principio di realtà. Sì. Cioè, secondo me, cioè, immagino che questo sia connesso anche con la sua natura di scrittore, con questo fatto che conosce tutte queste storie. Sotto mi sembra che c'è questo atteggiamento, vorrei che lei mi confermasse questa idea. Diciamo, naturalmente è chiaro che la realtà poi va capita, va interpretata, va conosciuta, eccetera, ma se in questo paese si mettesse al centro la realtà e si trovasse il modo di farla emergere contro tutte le spinte in direzione opposta, io penso che andremo in direzione giusta. Sì, cioè è proprio quella la differenza tra chi giustamente racconta del problema mafioso come un problema morale, ma io tento, poi non so se ci riesco, a mostrare che al di là della questione morale c'è proprio una questione reale, anche persino di convenienza. Più continuiamo a permettere che questi poteri possano avere spazio, più il paese non si sviluppa, semmai una parte si arricchisce. E il meccanismo è semplice, cioè purtroppo a morire è il mercato, a morire sono i principi liberali. Si svaluta persino il diritto, come dicevo. Negli anni 80 le inchieste che facevano su Antonio Gava e Company, con Company intendo tutta una serie di dirigenza, Dorotea,
fatta spesso anche dalla parte che pure esisteva in Campania, minoritaria della Democrazia Cristiana, che detestava questo tipo di connivenze. Voglio dire, in quegli anni un voto, un lavoro. La mia generazione, un voto, 50 euro. Un voto, un cellulare. Cioè lo scambio è ridotto ai minimi termini. In passato votare significava garantirsi qualcosa. Sempre voto di scambio era. Ma costringeva anche il politico a agire in un certo senso. Adesso è davvero niente. Questo è pericolosissimo. Al di là della questione morale, persino andare oltre, essere ancora più cinici e dire vabbè dai, tutto sommato questi fatturano soldi, sanno fare bene il mestiere, beh almeno investono. Sono loro la ricchezza del nostro, del sud, anzi del sud, sono loro la ricchezza del paese, bugia. Perché non reinvestono, non fanno operazioni che permettono al paese di crescere, non costruiscono, depredano, si arricchiscono, spostano su altri conti. E questo è il problema. E poi si arriva persino alla distruzione della realtà stessa. Villaggio Coppola, 800.000 metri quadri di cemento abusivo, dove è abusivo tutto. L'ospedale, la caserma dei carabinieri, le poste, tutto. E lì c'era la più bella pineta del Mediterraneo, che per andare a studiare, era una pineta attraversata dal mare, perché il pino marittimo non viene aggredito dalla salsedine. Allora, per andare a studiare com'era Castelvolturno prima di questa distruzione di cemento armato, bisogna andare a vedere gli studi che hanno fatto gli etologi e i biologi tedeschi. Adesso sono conservati a Düsseldorf, lì ti vai a vedere e dici cavolo, io vivevo vicino a un paradiso che fu distrutto in una notte, c'è un coraggiosissimo sindaco, si chiama Luise Mario, che ha scritto un libro Dal fiume al mare. Lui era sindaco di Castelvolturno, una città che torna sempre, e a un certo punto lo chiama il vigile urbano e dice Don Mario, s'hanno fatta la pineta, si sono rubati la pineta, perché in una notte gli operai legati alla famiglia Coppola circoscrivono con il filo spinato 800.000 metri quadri di pineta che il giorno dopo iniziano ad abbattere e ci costruiscono questo agglomerato che poi verrà dato alla NATO, questo agglomerato di cemento, in parte alla NATO, in parte a normali cittadini, la piccola e media borghesia campana, e mettono le garritte fuori questo villaggio col sogno di creare, la pubblicità diceva Villaggio Coppola, in realtà il termine era Città dei Fiori, cosa del genere. Fontana Blu, Città dei Fiori, dove la vita è sempre in vacanza. E c'era questa cosa, mi raccontava sempre mio padre, che voleva prendere una casa lì perché dai citofoni si sentiva il mare, che era una cosa. E distruggono, quindi vedete, quando si parla di queste cose, altro che morale, distruggono la più grande pineta del Mediterraneo, con la sabbia ci fanno il cemento, vendono quella sabbia ovunque perché è una sabbia di grande pregio, distruggono gli argini del fiume Volturno, infatti oggi non è più il fiume che va al mare, ma il mare che entra nel fiume, nel Volturno si pescano le spigole. I primi operai a costruire il villaggio Coppola furono operai portati dai capibastone locali dal Maghreb, mandavano i traghetti, prendevano questi operai africani e li facevano lavorare al cantiere, perché gli operai locali, molto bravi e specializzati, lavoravano nei cantieri del nord. E mi impressionò moltissimo la storia di un bambino che non aveva mai visto un camion, infatti si tuffa in mezzo a questa colonna di camion che invade questo paese contadino, stiamo parlando anni 70, quindi molto tempo fa. Ed è una storia che è raccontata da questo sindaco perché il camionista sente di aver schiacciato un pallone, in realtà aveva investito il bambino che non si era neanche reso conto del pericolo perché non aveva mai visto un camion in vita sua e si era ovviamente catapultato e incuriosito per strada. Vengono invasi da questi camion che creano questo tripudio di cemento che poi viene dato in parte alla borghesia campana napoletana che voleva andare via da Napoli, in parte alla NATO. Quando va via la NATO, tutto il villaggio va nel degrado. Dei magistrati sequestrano il territorio. C'era stato un processo ai Coppola per abusivismo ed era stato pagato, è famosissimo questa cosa, 100.000 lire negli anni 80
diciamo, l'indennizzo per aver distrutto questa pineta. È famosissima la storia che il giudice che aveva condannato all'ammenda di 100.000 lire come semplicemente occupazione abusivo di suolo aveva l'attico in un palazzo di Villaggio Coppola. Comunque succede che finalmente era Bassolino, si abbattono le torri, forse vi ricorderete questa cosa, cadono le torri di Villaggio Coppola, l'appalto per la bonifica del territorio va alla famiglia Coppola. Pare che la nostra tecnologia abbia fatto i suoi miracoli e allora proviamo a fare queste quattro veloci, raccomando la velocità perché si è fatto molto tardi, queste quattro veloci domande. Buonasera Roberto, sono Armando, faccio l'infermiere. No, la mia domanda è abbastanza breve. Primo, mi ero portato dietro il tuo libro con Mora per avere una dedica, purtroppo mi sono in un'altra aula e non ho avuto la possibilità di avere una tua dedica. Secondo, il libro con Mora 2 spero che esca presto. E terzo e ultimo, dunque, il film che era candidato agli Oscar, il film Gomorra candidato agli Oscar, secondo me è stato boicottato, oppure ti chiedo scusa, non trovo l'aggettivo adeguato, perché secondo me era meritava l'Oscar, ecco, e io secondo me c'è stato qualcuno che ha pilotato, che è arrivato contro, ecco. Grazie e buon lavoro. Grazie a te. Segue. Ah, dove devo continuare? Allora, okay, la domanda, scusa, che ho provato a fare prima. Innanzitutto avevo parlato di grammatica, nel senso, ho detto che qui in sala noi applaudiamo anche se non arrivano gli applausi da voi. E questo secondo me, grazie, significa che Roberto non sei solo anche quando non te ne accorgi. Poi la domanda. Hai detto che Don Peppino Diano non è stato ammazzato il 19 marzo del 94 da una pistola, ma la Camorra lo ha ammazzato quando lo ha delegittimato. Con te stanno facendo lo stesso perché dicono che scrivi il libro e parli male dei tuoi posti solo per fare soldi, oppure che fai spendere soldi allo Stato per la scorta. Ecco, secondo me sarebbe opportuno, non so se sei d'accordo, la domanda è questa, mettere su un'agenzia di controinformazione che dice le cose come stanno. Io so che quando tu fai le trasferte stai attentissimo a quanto viene speso, perché appunto la questione economica non vuoi che pesi sullo Stato. Perché queste cose non vengono dette? Se non ti sembra opportuno dirle in prima persona, mettiamo su un club Amici di Saviano, però le informazioni ce le devi dare tu perché noi non le conosciamo, e di qualcuno ti devi fidare perché sennò impazzisci, secondo me. L'ultima cosa, come cittadino volevo fare un grande grazie alla scorta perché rappresenta lo Stato. Ciao Roberto, ti do del tuo perché sono una tua coetanea oltre che conterranea, vivo da 2 anni a Pisa, ma in realtà sono di uno dei paesi vesuviani della provincia di Napoli che è citato tristemente nel tuo libro. Io non provo il senso di colpa per essere andata via da Napoli, ma la rabbia e la vergogna del fatto che sia tu da solo a pagare il prezzo di una battaglia civile, cioè che dovrebbe essere sorretta da tutta la collettività. Quello che la mia domanda è come si fa a aumentare il numero di arrabbiati, perché l'atteggiamento più diffuso nei confronti dei problemi di casa nostra è quello di più spesso di rassegnazione o di rifiuto, ma come si fa ad alimentare invece gli arrabbiati e come si fa, se è possibile, secondo te, che questi arrabbiati si trasformino finalmente in movimento? Cioè, quante chance ci sono davvero perché a casa nostra nasca un movimento di rivolta e di battaglia? Ultima domanda. Ce n'è ancora un'altra, no? Finite. Sì, ce n'abbiamo un'altra, allora, si può? Allora. Sì, sì. Bene. Sì, la domanda è da un pensionato ed è di tipo letterario. Riguardo al pubblico all'estero, dei 42 paesi o 42 lingue in cui è stato tradotto Gomorra, vorrei sapere dall'autore se c'è un piccolo paese, una piccola lingua
da cui ho avuto qualche risposta curiosa di un lettore curioso. Ripeto, un piccolo paese di una piccola lingua minoritaria. Non mi interessa quanto venduto in paesi di lingua francese o inglese o spagnola. Grazie. Allora, la prima domanda, io non lo so se me lo permettono, ma magari scendo giù a fare un saluto veloce, se me lo permettono, volentieri. Poi, la questione del Gomorra 2, no, spero di scrivere altro dal continuo di Gomorra, anche che confesso che non ne posso più spesso della questione criminale intesa. Non, come camorrologia non mi interessa essere un esperto della vicenda, quanto piuttosto appunto di essere uno scrittore che continua a raccontare. In questi anni per me scrivere per esempio sui giornali ha coinciso con la vita stessa e col rispetto per tutte le persone che mi hanno appoggiato. Quindi penso di continuare a scrivere e continuare a fare libri, radio, teatro, film, insomma tutto ciò che può essere espressione. Gomorra agli Oscar. Gomorra agli Oscar credevo anch'io ci fossero stati dei problemi culturali. La comunità italoamericana non ha mai piacere che sia raccontata l'Italia in un certo modo, ma ho sentito tutti, cioè da Scorsese alle persone che avevano appoggiato il film. Scorsese ci aveva difeso tantissimo e ho avuto da lui, dagli altri, la vera realtà, il vero motivo per cui siamo stati esclusi. Siamo stati esclusi perché la giuria che ha visto il film, non essendo tra l'altro una giuria esperta, ma persone che si iscrivono così, l'ha ritenuto un film, benché di alta qualità, perché abbiamo vinto a Cannes il Grand Prix, l'ha ritenuto illeggibile per la società americana. E, diciamo opinabile, ma può esserci come valutazione, cioè il film poi è andato, soprattutto grazie a Scorsese, bene nelle sale americane, ma per il pubblico degli Oscar, noi non puntavamo all'Oscar film straniero, noi puntavamo agli altri Oscar, infatti concorrevamo anche per gli altri, per il pubblico appunto degli Oscar la posizione era il film deve essere soprattutto leggibile, soprattutto accessibile. Non mi ha convinto molto ovviamente come valutazione, ma è stata quella ufficiale. Si è creato un clima ovviamente di pesantezza, ma succede sempre così ai film italiani, perché si parlava dell'Italia in un certo modo, succede sempre così anche ai film israeliani, succede moltissimo anche ai film sudamericani. Infatti noi credevamo che il film concorrente agli Oscar fosse un film che si chiama Tropa d'Elite, bellissimo, cioè tradotto in italiano a Truppe d'Elite, fatto dallo stesso regista della Città di Dio, e tutti e due siamo stati esclusi, ovviamente. Amores Perros sul Messico di Iñárritu non ha vinto l'Oscar. Tutta una serie di film che sono fatti in un certo modo, diciamo così, d'inchiesta ma de sé, il pubblico che giudica l'entrata alla vittoria degli Oscar, forse legittimamente, decide di escluderlo, quindi non c'è cospirazione secondo me, quanto piuttosto un giudizio che tende a escludere film così. La diffamazione, ma magari dicessero solo questo, dicono che ho copiato il libro, che è un'accusa che mi ha molto divertito perché era esattamente quello che mi disse Enzo Biagi, mi disse fin quando nessuno ti denuncia per plagio non hai avuto veramente successo, devi avere almeno 6 denunce per plagio, se no. Adesso, purtroppo io sto solo una, ma dicono che insomma cose sempre più gravi hanno iniziato a attaccare la mia famiglia. A volte rispondo, a volte no, a volte non rispondo perché non ha senso. Mi ricordo una frase bellissima che usa Falcone rispondendo a sua sorella che gli scrive, se non sbaglio, gli scrive Giovanni difenditi, perché sui giornali veniva accusato di essere un magistrato presenzialista, arrivista, che nascondeva i verbali di Buscetta nella sua scrivania per ricattare i politici. E Giovanni Falcone risponde la calunnia si distrugge da sola. Ora a volte bisogna intervenire, a volte no. In genere intervengo quando ne vale la pena, quando è soltanto un venticello o uno schizzo di qualche giornale, spesso poco autorevole.
lascio correre. Darei più attenzione io nel rispondere che ignorare. Sulla questione anche della scorta, noi siamo attentissimi con Napoli a cercare di spendere il meno possibile, ma io come tutti in questo momento, di mancanza di denaro, parlo a nome anche di Raffaele Cantone, della magistrata della Procura di Napoli, magistrati calabresi, manca la benzina, le gomme sono consumate, gli straordinari alla scorta è difficile pagarli, insomma io credo che tutti coloro che vivono sotto protezione sanno bene che devono trattare, non devono uscire sempre, ogni volta che fanno le cose fuori devono chiedere di poterle fare, insomma credo che nessuno di noi, è un noi strano, di uno strano paese, un paese di protetti, l'Italia è il secondo paese al mondo per numero di persone protette dopo la Colombia, e penso che tutti noi in realtà gestiamo bene la questione economica riguardo alla scorta. Cos'altro? Ah, come si fa ad far arrabbiare le persone? È una domanda difficilissima. Forse non so se bisogna farle arrabbiare. Far capire le cose è una cosa complicatissima. Parlare, discutere, incontrare, amministrare bene, insomma, ognuno, torno alla frase forse retorica, che poi non lo è, di Elio Petri, cioè fare le cose bene è la vera resistenza che ci rimane. Cercare anche di avere meno, forse, così come consiglio, meno atteggiamenti da luogo comune verso la politica, no? Dire la politica è tutta marcia, è un modo per da fargli un regalo enorme. Cercare in qualche modo di trovare la possibilità di coinvolgere da destra a sinistra, il centro, insomma, la battaglia della legalità, renderla il più possibile, ognuno secondo la sua posizione, il più possibile condivisa. So che dovrebbe essere quasi un miracolo, però le nuove generazioni possono fare una cosa del genere, non partire già divisi, magari arrivare divisi, ma partire uniti. Una domanda divertente sulla questione delle lingue, è veramente divertente perché questo è un privilegio che ho, un altro privilegio che ho come scrittore, che in genere gli scrittori italiani non sono molto tradotti, se non nelle lingue più importanti. Mi ha colpito, allora, l'edizione estone, mi ha colpito l'edizione albanese, l'edizione sudcoreana. Allora, mi ha colpito l'edizione albanese perché ho ricevuto moltissime lettere dall'Albania e perché mi sono preso una soddisfazione, e lo so che è antipatico così confessarla così, ma è bellissima. Quando hanno fatto il concorso che si fa ogni anno sui personaggi più noti in Albania, ho battuto Berisha. Ed è stata una soddisfazione, diciamo, abbastanza... L'Albania mi ha dato molte soddisfazioni. Mi ha dimostrato che l'Albania innanzitutto ormai si ritiene quasi una regione del sud Italia. Il popolo albanese legge moltissimo e ovviamente è interessato alla mafia italiana perché la vede, la sente, la incontra, e gli albanesi sono ormai una famiglia mafiosa integratissima alle mafie italiane. Poi la cosa divertente è stata, anche questa l'ho raccontata altre volte, la Finlandia. Perché vado a un incontro in Finlandia, a Helsinki, dove c'è la più grande libreria della Scandinavia, quattro piani, legno, meraviglioso. Arrivo e trovo quattro piani, vi assicuro, pieni di persone. Il mio libro è uscito da una settimana, mi giro verso il mio editore finlandese e dico, cavolo, quale attore mi ha invitato per far venire così tutta questa gente? Potevi dirmelo? Magari nella mia testa avevo fatto un assioma, cioè avevo detto, vabbè, questo ha portato l'attrice del momento, questi stanno tutti per lei e per presentare il libro. E invece lui mi risponde, Alexis, si chiama, dice, no, guarda, sono per te. Vado lì e infatti mi presentano, perché da lì capisco tutto, che il presentatore fa un lapsus, ecco, da questo lapsus capisco, dice, è con noi Roberto Soprano, come i Soprano, la fiction Soprano. Lui ovviamente si scusa, no, Saviano. In realtà tutti coloro che erano presenti lì erano degli ammiratori della fiction Soprano e quindi erano venuti a incontrare l'autore che conosce i veri Soprano, perché Soprano, la fiction più vista al mondo, ha battuto i Robinson, che era la fiction invece quella la più vista, e prima dei Robinson Arnold. I Soprano hanno battuto
tutte le fiction precedenti come numero di spettatori sono diventati, in Italia vanno in seconda e terza serata, non hanno avuto grandissimo successo, in Scandinavia successo enorme, addirittura il giorno in cui c'era stata una puntata fondamentale, la morte di una protagonista, si erano veramente fermate le fabbriche, cioè una cosa finita sui giornali, che tutti chiedevano permessi per andarsi a vedere questa puntata. Ebbene, erano lì perché i Soprano nella fiction americana sono campani, e quindi quando avevano visto che sto libro era sulla mafia campana, quindi sulla Camorra, si erano catapultati a vedere, e c'erano tutti ragazzini punk, persone assurde, cioè erano venute, e quindi lì il successo è avvenuto per via dei Soprano. E in Corea del Sud la domanda, perché la domanda strana che, insomma, che mi è stata fatta e che mi ha molto colpito era cosa mangiavano i boss, che mi ha colpito moltissimo perché questa è un'altra cosa incredibile. Alcuni ristoratori, a volte non di origine italiana, sfruttano il marchio mafia sul piano culinario, cioè per esempio al centro di Barcellona c'è un ristorante carino, credo, è pulito a quello che so, che per prendere in giro il fatto che vicino, intorno, ci sono molti ristoranti di proprietà dei mafiosi, ha chiamato il proprio ristorante La Mafia a Tavola, ed è un ristorante ambitissimo. In Asia sta succedendo lo stesso, cioè sfruttano il nome di Michael Corleone, Tony Soprano, e la domanda stranissima è stata: ma cosa mangiano i boss? Che devo dire, tra tutte le curiosità che mi chiedono, è quella là, insomma, che meno mi aspettavo. Ma il fatto di arrivare, e chiudo, il fatto di arrivare in molti paesi del mondo e finire nelle classifiche significa permettere a molti paesi dell'est, in cui non si parla delle loro mafie, di capire i meccanismi di mafia. Cioè, perché in Estonia va bene il libro? Non sono mai stato né intervistato né finito in una televisione estone. Va bene perché l'Estonia ha dei problemi con la criminalità organizzata e vogliono capirne di più studiando quella più fashion, più antica. Spesso uguale all'Albania, la Macedonia. In Macedonia sono stato contento anche che persino lì il libro è andato. E l'ultima cosa che vale la pena raccontare è proprio questa. Quando c'è pure le campane. Quando si crede che parlare di organizzazione criminale sia un modo per diffamare, come ho detto all'inizio, si fa un grave errore, perché le persone che mi incontrano, che ci incontrano ogni volta che andiamo all'estero, hanno invece la sensazione che l'Italia sia un paese sano, che non ha soltanto persone che vanno a parlare dei vini, della cultura, della bellezza, ma parlando di queste contraddizioni raccontano che vogliono trasformare il paese, e trasformando il loro paese stanno dando uno strumento al paese che ti sta ascoltando. Se tu vai in Spagna, vai in Portogallo, gli stai dando gli strumenti per te che hai passato, che tu che sei rappresentante culturale anche soltanto, di un paese che ha avuto i martiri, persone che sono morte per difendere il diritto, e quindi quella memoria gli viene passata a un altro paese. Scrivere di queste cose, come ho detto, significa spesso resistere. Quando si raccontano queste cose, in realtà si fa anche la memoria di chi ha resistito, chi in questi anni è finito spesso nell'oblio. Perché? Perché il suo nome non era abbastanza noto, o perché era difficile raccontare una storia. Io, visto che erano le ultime domande, mi va di chiudere, ovviamente ringraziando ognuno di voi che ha ascoltato queste mie infinite parole, e sperando che la cosa che in qualche modo continuerà a tenerci sulla stessa lunghezza d'onda, a mantenere questo strano rapporto tra me e i miei lettori, sia soprattutto una certezza molto poco cinica, e cioè che nonostante tutto la verità esiste. Tutto qua, grazie.
per lei.